E buon pomeriggio a tutti. Ci sentite in sala Zoom? Ok, perfetto. Bene, per modo di dire. Ciao a tutti. Allora, vorrei lasciarmi subito al titolo. Io sono abituata, sai, chi mi conosce sa, chi mi conosce sa. Dai, sa. È così, è lo stesso. Il microfono vicino alla bocca. Non si sente. Sana, ecco, vai. Ma dice proprio perché ti voglio bene. Vorrei allacciarmi subito al titolo di questo incontro, quindi alle frequenze. Aiutatemi, vediamo di alzarlo con un bel autoapplauso che proprio... Allora, Trieste voleva dare il benvenuto, quindi la Venezia Giulia, il benvenuto a tutti, però Trieste noi siamo una squadra, quindi avrei piacere di farlo tutti assieme, tutta la squadra. Mario, Gianfranco, Paola, che staranno rigorosamente in piedi come provato ieri, grazie, Lisa, Nicodemo, Walter, Tiziana, Ilenia, mamma Franza, Maurizia, Manuela, Patrizia, Dimitica, Dilica e la Barbara Vardilli. Ecco, allora tutti insieme vi diamo questo grande benvenuto. Ma proprio con il cuore, datemi una mano perché io veramente ne ho bisogno. Presento i capitani come vi ho fatto vedere e onore al merito, qualche volta hanno alzato veramente le frequenze dei loro clan, così, no? Dei loro clan, e per questo li ringrazio tanto. Oggi in questa occasione lasciamo anche da parte l'atavico campanilismo Trieste Udine, quindi a tutti insieme appassionatamente benvenuto anche al Friuli Venezia Giulia soprattutto. Bene. Allora, noi stiamo lavorando appassionatamente per realizzare questo programma per un mondo migliore per le nuove generazioni, quindi per le new generation. Trovo giusto che siano presenti, non vi sembra? Quindi ve ne presento due, Mattia e Thomas. Noi abbiamo deciso che oggi Trieste apre un nuovo club e si chiamerà il club 0.1, quello dei bambini. Questi sono i due primi capitani. Perché nessuno comanda, giusto? Allora, Thomas vuole salutarli, credo, come sue prime parole di capitano. Tocca a te. Però gli uomini del futuro mondo migliore devono essere anche galanti, giusto? Per cui Mattia ha deciso di fare un atto di galanteria simbolico per una su tutte e ha il piacere di portare, ma visto vado a te, ma alla signora Sarlo una bella rosa bianca. Thomas, che gestibile la vuole portare alla donna della sua vita, quindi alla sua mamma. Bene.
vedo che le energie sono belle alte, i nostri sicuramente, adesso vado a braccio perché non mi ricordo più niente, va bene lo stesso, un progetto fantastico ed è maestoso, come lo ha anche la location, ma non è sicuramente la cornice che fa il valore di un'opera, ma è il quadro, del quadro ne parlerà il pittore più tardi, no? Allora io credo che le energie si siano un po' alzate, credo, lo immagino con questo flash, quindi passo la parola per il pomeriggio alla Gilda Radorno, la nostra referente regionale. Approfitto di fare le congratulazioni per la conduzione del TG Coim, che proprio penso meriti un applauso. Soprattutto di questo lunedì, dove Angelo e Angela hanno dato, secondo me, veramente il massimo. Grazie a tutti, Gilda Radorno. Grazie a tutti, è un piacere vedervi qua in sala, essere ritrovarsi con così tanti amici così, è veramente una bellissima giornata per noi, l'aspettavamo da un po', e siamo felici quindi di ospitarvi tutti, siamo felici anche per tutti voi che vi siete collegati in sala Zoom, e ovviamente per condividere con noi questo pomeriggio. Direi che la prima parola la passo ad una grande donna che è presente in questo progetto dall'inizio, che sta dedicando anima e cuore a tutti noi e a questo progetto che abbiamo voluto al centro oggi per rappresentare proprio il progetto Mondo Migliore, e quindi un grande benvenuto a Rossella Casellato, referente. Allora, intanto comincio a commuovermi e mi pare che sia ripetitiva, perché anche l'ultimo incontro, il primo, mi sono messa a piangere, quindi non è il caso. Non sono più abituata alle presentazioni, quindi questo mi commuove perché essere qui è una gioia. Essere qui, vedere tutti questi volti, aver abbracciato le persone che ho abbracciato veramente con gioia. Così mi avvicino io, magari, ecco. Ripeto. Perché mi avvicino anche a Angelo. No, dicevo che sì, mi commuovo perché questo è un progetto di cuore. Qui noi siamo tutti perché il cuore ci ha portato qui. Il cuore ha vibrato quando abbiamo sentito Maurizio parlarci di questo progetto e di quello che potevamo fare tutti insieme. E io veramente ringrazio i presenti e tutte le persone collegate, perché se sono qui vuol dire che hanno un cuore che vibra, perché solo ancora di più, perché se siamo ancora qui, se resistiamo, come Maurizio ci chiama eroi, ma se resistiamo a discriminazioni, a battute, o al tempo che passa e magari non abbiamo visto ancora quello che ci è stato promesso inizialmente, è perché lo abbiamo sentito dentro di noi questo progetto, perché questo progetto ha vibrato dentro di noi, e trovarci in persona è veramente una grande gioia, perché forse si è persa la battuta prima che ho detto quello che ho detto, ma lo Zoom è fantastico, ci ha aiutato, anzi ci ha fatto superare periodi tosti. Il nostro progetto ci ha aiutato a superare periodi tosti, perché ci ha portato tutte quelle informazioni, tutte quelle conoscenze che ci hanno permesso di andare avanti, di avere delle competenze e di sentirci uniti, di sentirci una famiglia, di sentirci tutti legati, quindi che non eravamo soli. Trovarsi in persona è tutta un'altra cosa. Quindi io veramente, veramente, io sento vibrare tutti voi, ho abbracciato un sacco di persone oggi che mi ha fatto piacere, perché poi lo Zoom inganna, ci pare di esserci visti l'altro giorno e poi dici ma quant'è che non ci vediamo, che ci tocchiamo, che ci abbracciamo, è veramente tanto. Quindi sono forti secondo me emozioni che io sento, ma percepisco in ognuno di voi. E se siete qui è perché anche voi le sentite e vibriamo allo stesso modo, abbiamo le stesse frequenze che ci uniscono e che ci uniscono
a quest'uomo che ho alla mia destra e ad ognuno di voi, perché ognuno di voi è parte di questo progetto e dà il suo contributo. Perché io, come dico sempre quando le persone mi dicono grazie, no, grazie a voi per esserci, perché da soli non si fa nulla, insieme si fa tanto. E si condividono proprio questi momenti, queste gioie, anche questi momenti di dolore che si possono provare, ma ci siamo una forza e questo progetto è la nostra forza. Quindi ringrazio veramente, veramente di cuore tutti i presenti, tutte le persone collegate, ringrazio Gigliola come referente regionale anche per le belle parole che mi ha detto prima e logicamente l'organizzatrice qui del posto, quindi tutti i triestini e la persona di Rosanna. Grazie a tutti e buona giornata. Allora, adesso passiamo ad un'altra nostra grande eccellenza. È un uomo che nella sua vita davvero ha fatto tanto, ha andato sempre alla ricerca di cose nuove, di esperimenti, di, come dire, ha trovato delle soluzioni per tante cose, progetti incredibili. L'abbiamo avuto spesso ospite nei nostri eventi, ma anche al nostro Minicoem. Voglio dire che siamo felicissimi di averlo qua con noi, il nostro Angelo Porcaro, ricercatore e esperto davvero. Devo dire che mi avete così tanto emozionata che in tutto questo mi sono anche dimenticata ovviamente di ringraziare prima tutte le persone che sono arrivate da fuori regione, perché davvero ci riempite il cuore. Ringrazio la Martina Marcato con suo marito, ringrazio Sofia, ringrazio Pasquale con Laura, ringrazio la Mary ovviamente, che grazie davvero tanto, ringrazio la Silvia, la regionale Veneto, con suo marito, ringrazio Svetlana e suo marito Sandro, ringrazio Gino Pieri, ringrazio davvero, spero di non dimenticarmi nessuno, perché siete veramente... Vi guardo proprio in ordine dove siete seduti per non dimenticarmi, però ringrazio davvero tutti voi che siete qui. Scusatemi che non l'ho fatto prima, ma l'emozione è proprio tanta, nonostante che sia abituata con il Minicoem, però... Ti passo la parola e grazie ancora per essere qui. No, grazie a voi per essere qui. Voi siete quello per cui io sono qui. Perché siete la parte più bella di quello che rimane di un mondo ideale. La prenderò un po' alla lontana, ma sono sicuro che non vi annoierò. L'universo ha 13 miliardi di anni. Noi siamo qui oggi, in questo istante, consapevolezza di essere qui, in un periodo che vede la Terra che ha 4 miliardi e 700 milioni di anni. La specie sapiens, noi, abbiamo 200-300 mila anni di presenza su questa sfera che viaggia nello spazio. Bene, il fatto che noi oggi siamo qui, in una porzione di tempo così ridicola rispetto all'età dell'universo, rispetto all'età della Terra, rispetto all'età dell'acqua, che precede la nascita della Terra, perché l'acqua preesisteva alla Terra, prima ancora che questa si formasse. Quando la Terra era un tizzone ardente, era un blocco di vari materiali fusi. Angelo, scusa se ti interrompo, ma c'è qualcuno che ha il microfono aperto nella Zoom e quindi dà rimbombo. Se potete verificare, magari qualcuno che ha anche il collegamento via Zoom e quindi... Con il microfono aperto si sente così. Penso di sì. In sala? Sì, penso di sì. Chiuderli tutti e lo apre solo Tommaso. Li chiudi tutti e Tommaso apri il microfono solo tu. Vediamo se c'è il rimbombo ancora. Ma solo che sì. Però rimbomberemo, così volete che è un fatto di frequenza. L'importante è che si capiscano le parole. E dicevo, l'acqua
che ci precede come età, era già presente prima ancora che la Terra si formasse, è precipitata sulla Terra grazie alle comete formate di ghiaccio. All'interno di questo ghiaccio vivevano gli archeobatteri, i progenitori dell'umanità stessa. Quando sulla Terra non c'era altro che fuoco, l'acqua è arrivata, ha determinato la quantità di acqua che oggi c'è, l'atmosfera, e grazie agli archeobatteri ha dato l'avvio alla vita. Le frequenze del Sole, che viaggiano attraverso lo spazio siderale a meno 273 gradi, arrivano sulla Terra e con la loro vibrazione consentono alle piante di trasformare la chimica inorganica in chimica organica. Ciò che era morto prende vita grazie alle frequenze del Sole e all'acqua che ha portato con sé questi microorganismi. Dove è nata la vita? Quando? Non abbiamo una risposta a questo. Perché noi appunto siamo qui, dopo 4 miliardi e 700 milioni di anni, a parlare della storia della Terra e dell'universo. Pensate, la Terra ha impiegato parecchi miliardi di anni per formare il suo ecosistema. Noi in 200.000 anni di presenza sul pianeta, grazie al fatto che siamo privi di artigli, privi di zanne, privi di corazze naturali, abbiamo dovuto inventarci le armi. E con queste, grazie, prima eravamo solo raccoglitori, poi siamo diventati predatori grazie all'uso del fuoco e delle armi che ci hanno consentito di predare tutto ciò su cui riuscivamo a mettere le armi o le mani. Siamo stati così bravi che in giro di brevissimo tempo siamo arrivati all'apice del dominio di tutto il patrimonio del pianeta Terra. Pensate che oggi siamo 8 miliardi, più o meno, in aumento. Ma tutta questa umanità rappresenta lo 0,3% della biomassa del pianeta. Chi ha veramente colonizzato la Terra e ne è il legittimo erede sono le piante. Le piante rappresentano l'85% della biomassa del pianeta. Ma noi non ci facciamo caso, perché non le vediamo quasi. Siamo abituati come predatori a non ritenere pericolo ciò che è fermo, ma ciò che si muove. E questo nostro disprezzo per una vita diversa dalla nostra, dai predatori, ci ha portati a distruggere negli ultimi 5.000 anni, ma soprattutto negli ultimi due secoli, quello che è il polmone della Terra, quello che aveva consentito alla vita di equilibrarsi e fare della Terra il luogo in cui tutte le specie avevano trovato una nicchia in cui abbignare e vivere per milioni di anni. Noi abbiamo una storia di 200.000 anni, ma nel breve tempo di questi ultimi secoli, e non parliamo poi degli ultimi tre anni, siamo riusciti a creare delle condizioni che hanno portato all'estinzione. Con questo stiamo estinguendo tutto ciò che non ci è utile in termini di profitto. Quante specie ogni giorno animali, vegetali muoiono? Purtroppo abbiamo consentito che poche persone utilizzassero pro domo proprio tutte le ricchezze del pianeta. E per ricchezza intendo anche l'attività dell'uomo, il lavoro dell'uomo. Si è dato un valore materiale al lavoro dell'uomo, dimenticando che il vero valore è proprio l'uomo. È l'uomo che produce ricchezza. Noi abbiamo raggiunto questo livello di sopraffazione e di dominio sul pianeta per il nostro essere stati predatori. Ma non ci hanno mai insegnato che una volta raggiunta quella interazione con ciò che ci circonda, la predazione non è più necessaria. Oggi abbiamo un livello di tecnologia tale per cui con poche ore di lavoro noi possiamo tranquillamente soddisfare qualsiasi esigenza di ogni individuo presente sulla Terra. Il sistema economico, finanziario, industriale, la grande distribuzione non hanno assolutamente l'intenzione di fare il bene all'umanità.
sono nate per fare profitto, sono nate per dare un valore e mettere al centro il denaro. Ma il denaro è una cosa che viene creata dal nulla. Quello che veramente vale è il valore di ogni persona, ognuno di noi, che con consapevolezza qui oggi ha un valore che non è monetizzabile. Quello che non abbiamo capito e che ancora non riusciamo a far capire agli altri è l'importanza di avere consapevolezza di sé in un contesto di non predazione. La predazione non è più necessaria per la sopravvivenza della specie. Abbiamo tanta di quella tecnologia per cui tutti possiamo veramente attingere a piene mani alla felicità, il destino a cui ognuno di noi quando nasce deve essere destinato, deve essere consegnato. La felicità si basa su pochi elementi di base, elementi costitutivi. Bisogna dare a ogni individuo la stessa linea di partenza. Non si può, come succede oggi, far partire in pole position tutti quelli che hanno approfittato del bene che non è stato distribuito a tutti, e pochissimi partono in pole position e tutti gli altri partono in posizioni sempre più arretrate, senza mai poter sperare di poter non solo raggiungere la felicità, ma addirittura la fine mese. Questo è il periodo dei lavoratori poveri. Ci sono famiglie in cui lavorano in due e con fatica si arriva a fine mese. Questo perché? Perché appunto non è più il lavoro della persona, non è più l'impegno, non è più la produzione che dà ricchezza, ma questa ricchezza non viene fatta circolare e va a circolare a livelli finanziari. Se il denaro prodotto dal nostro lavoro circola a livelli finanziari, accade che se va bene, va bene a chi specula sul denaro che genera denaro. Se va male, toccherà sempre comunque alla massa di individui riempire quei vuoti che sono formati. Perché stanno facilitando l'importazione di manodopera a buon mercato, che è una forma moderna di schiavitù? Perché vogliono ridurre al minimo quelli che sono i costi per produrre le ricchezze, che poi comunque non gireranno tra di noi. Pensiamo in termini di quello che accade. La televisione sta parlando e spaventando di alimentazione basata sugli insetti. E io dico, non fatevi prendere in giro, perché non ci faranno mangiare gli insetti. Già lo stanno facendo da anni. In giro per i porti ci sono centinaia di navi cisterna piene di grano marcio, che voi sapete che il grano marcio produce vermi. Quello che è contenuto in quelle navi cisterne è un rifiuto tossico, non è più un alimento. Ma la grande distribuzione non fa la grande distribuzione per eliminare la fame nel mondo, fa la grande distribuzione perché è un business. E tutto questo pattume che macera nei porti, nelle navi cisterne, doveva in qualche maniera essere rimesso in circolo. Ci sono le tecnologie per sterilizzare, macinare e poter dire che il grano che inverni dentro è un grano di ottima qualità, additivato con palline proteiche, crackers, biscotti, pane. Tutto ciò che è alimentare la grande distribuzione vede distribuire un alimento che doveva essere gettato alle ortiche. Un alimento che non ha nulla nel termine nutrizione. Pensate, negli ultimi 60 anni abbiamo gettato tanti di quei veleni nelle coltivazioni intensive, abbiamo gettato tanti di quegli antibiotici negli allevamenti intensivi di animali, che quello che mangiamo oggi, in termini vibrazionali, in termini di frequenze, è morto. Quello che noi mangiamo e acquistiamo dalla grande rete distributiva, dalla grande distribuzione, contiene sì vitamine, proteine, sali minerali, metalli e quant'altro, ma cosa nutre davvero l'individuo sono le frequenze vibrazionali. Quello che noi ingeriamo oggi ha l'80% almeno di contenuto vibrazionale in meno. Quindi è un alimento, quello che noi ingeriamo, che soddisfa la fame, sazia. Però non sappiamo come smaltirlo, perché il nostro organismo non ne beneficia
per produrre energia e lavoro e ingegno e altro, no, appesantisce, toglie energia e costringe il metabolismo a distribuire questo pattume nelle varie parti del corpo, perché non c'è altro modo per utilizzarlo nella mangiare se viene inserita in quello che è il ciclo metabolico del nostro. Perché è importante che ci svegliamo? Perché se continua così, a parte il fatto che se riusciremo a sopravvivere a questa estinzione di massa programmata, saremo soli perché avremo già estinto tutti gli animali che non sono di utilità. Perché guardate, abbiamo allevamenti di polli, di galline, di maiali, di conigli, di mucche, ma la diversità faunistica si è quasi completamente spenta. Le nicchie in cui la fauna, la flora, anche gli insetti davano un equilibrio al pianeta, non c'è più. Pensate a questo, nel Medioevo o fino a 200 anni fa, dalla Sicilia in Inghilterra si poteva viaggiare attraverso boschi, era tutto un bosco. Cosa ne è rimasto oggi? Abbiamo tolto 3.000 miliardi di piante da un patrimonio planetario di 6.000 miliardi di piante. Come può il pianeta respirare con mezzo polmone in meno? E pensate che ricostituire il patrimonio vegetativo del pianeta non sarebbe neanche costoso, perché basterebbe gettare i semi che tutti che mangiamo in giro e nel breve tempo non solo avremo alberi da frutto dappertutto, avremo quindi anche sconfitto gran parte del mondo, ma avremo distrutto tutta quella anidride carbonica che l'inquinamento veicolare, industriale e gli allevamenti intensivi che immaginano tutto il bene che c'è del contenuto alimentare, perché in Lombardia tutto quell'effetto della pseudopandemia era dovuto alle vaccinazioni anti-influenzali, ma soprattutto al grandissimo inquinamento dato dagli allevamenti di maiali. Tutte le falde acquifere della Lombardia sono inquinatissime perché ci sono allevamenti intensivi che sversano nel territorio un po' dappertutto veleni che stanno intossicando completamente tutte le falde acquifere sotterranee e arrivano al mare. Nella provincia di Gorizia, tutta la laguna di Grado di Gorizia è eutrofizzata. Sta a significare che non ci nasce più niente. Per seminare le vongole a Marano devono andare a Chioggia a prendere i semini delle vongole. Perché lì non nasce più nulla. Tutta la campagna del Friuli della Venezia Giulia è stata talmente avvelenata dai fitofarmaci, così si chiamano, fitofarmaci, che ormai la vita non c'è più. Non c'è. Quello che noi stiamo facendo con il nostro progetto, con il nostro progetto per un mondo migliore, non è una speranza, è un percorso, è una strada. Ognuno di noi deve diventare il camminatore, l'automobile che gira su questa strada e che ne conosce ogni angolo. Perché solo con la consapevolezza possiamo abbandonare questa deriva utilitaristica che si è fatta dell'umanità e andare incontro ad un futuro basato su valori reali, su valori concreti, fare partire tutti quanti dalla stessa linea di partenza. Fino a che un bambino solo nel mondo morirà di fame, noi non saremo responsabili. Che ne dica il politicamente corretto dei denti. Non è politicamente corretto alimentare le guerre, non è politicamente corretto alimentare la fluidità di genere, non è politicamente corretto alimentare la supremazia di entità completamente aliene alla conoscenza del bene. Qui siamo di fronte ad una guerra tra il bene e il male. Beh, io so che voi e io siamo dalla parte del bene. Buon pomeriggio.
Grazie Angelo Porcaro, sembra un piacere ascoltarti, grazie per tutte queste riflessioni. Adesso passo la parola a colui che ha ideato e studiato questo progetto Mondo Migliore, colui che ha guidato tutti noi fino adesso in questi 8 anni e che assieme a lui stiamo portando avanti questo sogno meraviglioso che per me non è un sogno ma è una realtà che si sta concretizzando sempre di più. Quindi benvenuto al nostro grande capitano Maurizio Sablo. Sentite bene? Sì? Sì. Grazie. Io non posso che unirmi a tutto quello che è stato detto fino adesso da Rosanna, da Cigliola, da Rossella, da Angelo, perché vi devo ringraziare, è così bello riuscire a ritornare come abbiamo fatto dal 2015 in poi, perché ecco, vedervi e potervi abbracciare, potervi salutare, poter parlare con voi in modo così diretto, non c'è nessuno Zoom che lo può eguagliare. Gli anni che abbiamo sopportato nel 2020 fino a qualche giorno fa sono stati anni davvero difficili, peggio che nella Seconda Guerra Mondiale. Ci sono state meno chiusure nella Seconda Guerra Mondiale rispetto a quello che è successo in questi anni. Perché? Perché gli esseri umani, soprattutto quelli che non conoscono, e siamo in tanti a non conoscere tante cose, la paura fa novanta. E quando interviene la paura, se non c'è la conoscenza, questa paura aumenta. Noi siamo qui, per chi è la prima volta, per chi è un po' di più, dal 2015 e seguiamo questo progetto che abbiamo chiamato Mondo Migliore, perché il sottoscritto è partito in questo progetto nel 1985, sembra preistoria. Sono stato da Peres de Cuellar, che era il segretario generale delle Nazioni Unite nel 1989. Quindi è moltissimo tempo che studio quello che la natura ci dimostra in continuazione, ovvero l'equilibrio. Come si fa a portare equilibrio in una società fatta di esseri umani, di esseri viventi, comunque in genere? Da che cosa si deve copiare questo equilibrio? Allora io 38 anni fa circa ho cominciato a immaginare, ero già una persona abbastanza matura, perché ho 67 anni adesso, come fate un po' i calcoli, e ho cominciato a studiare cercando la conoscenza in ogni ambito attraverso il quale si può creare equilibrio. L'agricoltura, la scuola, la salute, eccetera. Questi comparti che fanno l'essenza del poggiare la nostra vita su quella base che appunto chiamiamo... Scusa Maurizio, proviamo a cambiarti il microfono. Proviamo a darti questo, spegni quello lì perché sennò fischia tutti e due. C'è qualcosa che non va? Perché forse ho... No. Bene, mi sentite meglio? Sì, spero di non dover ricominciare. Allora, la cosa interessante che ho appunto sviluppato in questi anni è stata studiare in ogni comparto quello che poteva diventare equilibrio per tutti, naturalmente non avendo le velleità che tutto ciò potesse interessare il mondo intero, ma immaginando che come in natura succede, sempre, perché la natura rimette tutto in equilibrio, magari con migliaia di anni, ma il tempo non è una condizione umana, il tempo è una condizione generale. Per cui per la natura i migliaia di anni, per esempio, delle scorie nucleari ridiventano humus e quindi la natura rimette tutto in equilibrio. Allora ho cercato di capire come si potesse contribuire, non essere noi gli attori del cambiamento, ma come si potesse essere noi la goccia, una goccia che in qualche modo
potesse passare di bocca in bocca, di anima in anima, e coinvolgere il più possibile coloro i quali hanno la capacità, la struttura, eccetera, di creare le leggi. Perché poi in una società specialmente moderna come quella che noi attraversiamo da 30-40 anni a questa parte, rispetto a tutto il vissuto precedente, ha bisogno della politica, che se interrogo ciascuno di voi, c'è la campana che suona, se interrogo ciascuno di voi mi dite la politica, non me ne parlare perché mi fa schifo, e perché non sappiamo discernere tra il contenuto della parola e chi questo contenuto lo promuove. Perché senza la politica, che è l'eccellenza di ogni eccellenza di comparto, noi purtroppo l'equilibrio non lo raggiungiamo mai. Le problematiche che ci hanno portato a questo disastro che Angelo Porcaro ha ben spiegato hanno a che fare con un elemento che pochi di noi comprendono fino in fondo quanto sia essenziale. Nella politica l'essenzialità è data dall'economia, dalle regole che promuovono l'economia. Anche questo è un tema che non è facile per noi cittadini, chiamiamoci normali. Però la cosa più bella della vita è la semplicità, e con semplicità, spiegando le cose, si può arrivare a comprendere quello che fino a ieri non capivamo. Perché la base per tutti noi è l'economia. E l'economia di che cosa è fatta? È fatta di regole che la maggioranza delle persone vive ma non comprende fino in fondo quali ne siano le regole vere. La natura, dicevo prima, riporta tutto in equilibrio. Avete mai visto la natura che tassa ciò che è positivo? Io no. La natura tassa ciò che è negativo. Cosa fanno gli esseri umani? Più tu sei bravo a fare l'imprenditore, più tu sei bravo a fare il dipendente, più ti tasso. C'è qualcosa che non funziona. Infatti, la storia ci insegna che ciclicamente questo porta ad una bolla speculativa tale da dover creare una guerra per buttare giù tutto e ricominciare. Come ho detto, dal 2015 in poi questa guerra non si può più fare con le armi, perché sennò morirebbero anche quelli che organizzano la guerra, e quindi bisogna farla con delle cose nuove, infondendo paura su delle cose che a noi fanno paura, ma non conoscendo davvero. Abbiamo il problema del virus, che non esiste fuori dal nostro corpo e che non si chiama virus ma è un esosomo, ma sono pochi scienziati al mondo non corrotti che ti spiegano questo. E quindi per noi andare in giro e toccare qualcosa, attenzione, se non ti lavi le mani chissà che ti succede. No, è l'esatto contrario, più te le lavi è peggio. Ma purtroppo questo, soprattutto dal mondo della comunicazione, viene vissuto al suo esatto contrario. Che noi siamo diventati quindi una goccia, vogliamo essere una goccia, ci perdoni chi ci crede diversamente, chi ci crede sbruffoni, chi ci crede sognatori, chi ci crede insomma in qualsiasi altro modo. Noi vogliamo essere solo coloro i quali portano a conoscenza Cina, Salvatore Rainò, piuttosto che un elenco troppo lungo. Però abbiamo dimostrato in questi anni, dal 2015 in poi, che questa nostra idea è ripresa anche ai massimi livelli. Addirittura le Nazioni Unite promuovono
un progetto che chiamano ESG come sigla, Environment Social Governance. Fra un po' questa sigla diventerà il dramma di tutte le imprese italiane, specialmente le micro, piccole e medie imprese, perché non riusciranno facilmente ad adeguarsi al rating ESG. Le Nazioni Unite e qualcuno che queste nazioni diciamo le fagocita, perché purtroppo è così, non ha pensato al rating ESG per mettere in equilibrio il mondo. No, questa è la scusa. Hanno pensato a un rating del genere per fare in modo di far scomparire definitivamente il modello economico della micro, piccola e media impresa, che è l'unico modello nel libero mercato di creare libertà di far circolare le merci, i prodotti, i servizi in maniera equilibrata. Perché capirete che uno che vende un paio di scarpe, se fa il cazzolaio piuttosto che il negoziante, non potrà mai fagocitare il mercato. Una multinazionale che fa scarpe lo fagocita, diventa più importante dello Stato stesso, dello Stato, della nazione che dovrebbe in democrazia creare le leggi. Quindi dobbiamo capire che se vogliamo uno Stato in equilibrio fra il comparto pubblico e il libero mercato, nel libero mercato l'equilibrio vero lo crea la microimpresa. Infatti il 90% delle imprese in Italia è micro, piccola e media, non è la grande o la multinazionale. Però chi arriva a produrre le leggi, perché siccome la politica si fa con i soldi, allora è più facile farla quando hai degli sponsor a quei livelli. E quindi le leggi si fanno in questo modo, si produce una legge che sembrerebbe valida, cioè tutela dell'ambiente, tutela dell'umanità, tutela della parità di genere come governance per le imprese. Quindi idealmente sarebbe giusto, ma lo fai con il principio di affossare la microimpresa. Allora, tutto questo può continuare? Sì, può continuare se ci vuole vedere tutti nel burrone. E noi invece abbiamo detto, fin dal 2015, facciamo un salto di questo burrone. Poi, se vogliamo, è di solo un centimetro ideale, no? Perché è un salto quantico, è un salto di mentalità. Quindi non diamo per oro colato quello che ci viene detto dalla televisione, che è il nostro vero capobandiera. Cerchiamo di delegare qualcuno attraverso il quale conosciamo una frequenza diversa da quella che è negativa. Ecco, io ho sempre chiesto di aver fiducia di questo programma e di chi lo conduce, dandovi la coscienza di ascoltare il vostro cuore, cioè se queste mie parole, questa mia sensazione è quella che ovviamente le persone che sono con me e che parlano molto meglio di me in alcuni campi, devono risuonarvi con una frequenza che sia intonata al vostro cuore. Oggi parliamo di frequenze, no? E avremo anche qui una persona che di frequenze di musica, parliamo di intonatura, ne ha davvero, io dico da grande genio della musica, perché lo abbiamo collegato con noi, e mi dà l'occasione di poterlo anche presentare perché ci possa salutare, sperando che si riesca a sentire quello che dice. Ma se non si riesce a sentire proprio perfettamente, ci scusiamo perché siamo ancora un'organizzazione troppo debole dal punto di vista economico, finanziario, per poter fare le cose, no, come si dovrebbero fare. Però ci scuserete di questo. Ecco, questi tre ospiti erano in locandina, sia questo grande musicista, sia Marco 40, che è il presidente di quel consorzio che noi abbiamo chiamato CONSI,
sia un certo Nebo Sparic, che è il CEO di una società importante che ha creato un'iniziativa estremamente lodevole e che presenteremo appunto nella giornata. Ma vorrei proprio dare la parola per questa idea di frequenza, per questa idea di intonatura di ciò che diciamo, ad un maestro di musica davvero importante. Perché? Perché è un giovane uomo che fin da piccolo, quando aveva l'età di questi meravigliosi ragazzini qui, questi nostri capitani, giovani capitani, fin da piccolo ha studiato musica. Il suo strumento era la tromba, era ed è la tromba. Fin da giovanissimo ha vinto tutti i concorsi immaginabili che si potessero produrre ed ha suonato nelle più grandi orchestre del mondo. Ma è anche un grande compositore. Gli è stato chiesto di creare una opera lirica che da 100 e passa anni non si produce, un'opera lirica vera, un melodramma in due atti, sulla storia di un grande faraone che si chiama Tutankhamon. È stato contattato da grandi personalità egiziane, in particolare una che è l'egittologo Zaki Hawass, e gli ha chiesto appunto di fare, per i 100 anni della scoperta della tomba di Tutankhamon, che ricorrono tra il novembre 2022 e il 2023, quindi 100 anni fa, per appunto omaggiare questo giovane grande faraone. Lui si è cimentato immaginando di portare però la frequenza della musica lirica, quindi grande musica, non sono 3 ritornelli, insomma 2 ore di un'opera lirica, per chi la segue sono completamente diverse da una bella canzone, no, di 3 minuti che ripete il ritornello, ma con le frequenze della modernità che gli esseri umani, gli esseri viventi vivono rispetto a quella che era quando i grandi compositori della musica facevano quel tipo di musica. E questa grande opera lirica, grande perché io in questi anni, dal 2018, quando abbiamo immaginato questa idea, ad oggi, insieme al maestro Lino Zimbone, ho potuto vedere come è stata salutata quest'opera lirica davvero da grandi musicisti, da grandi personalità della musica che ne hanno decantato le lodi. Ma quello che mi ha davvero stupito di questo compositore, di questo maestro di musica, nella sua genialità, è stata la sua morale di giovane uomo e soprattutto l'idea che questa grande musica potesse entrare nel cuore di milioni di persone, cioè ritornare come la musica lirica un tempo era per il grande popolo, no? Per la grande massa. È una scommessa che in qualche modo io ho accettata, e grazie al contributo di tutti voi, di quel famoso euro al mese che chi ha voluto ha donato al COEM, l'abbiamo portata fino a diventare interessante per una delle più grandi società dei Paesi Arabi Uniti, che l'ha voluta acquisire per promuoverla in tutto il mondo. Quindi, caro Lino Zimbone, se sei collegato ti apri il microfono e io direi che l'applauso sarebbe doveroso a te. Grazie, non so, buonasera a tutti, non so se mi sentite. Mi sente l'audio? Diciamo inquadrabile, cioè a vederlo. I capelli sono proprio da maestro di musica. Mi sentite? Beato te, dice Ludo come me. Ah, ok. Senti, buonasera e grazie.
si parlava di... Allora, vediamo un attimo, abbiamo qualche problema di microfono, vediamo di audio, scusa, vediamo di aumentare l'audio. Mi sentite? Vai. È lui che deve aumentare l'audio. Scusa, scusa un attimo, io, scusa. È lui che deve aumentare l'audio. Si sente. Ok. Vai. Ok, posso? Dico, non so se mi avete sentito prima, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. Diciamo che voi parlate... No. Mi riferite... no, non sento più. Vai, vai, dobbiamo fare... Ok. Ok, se la disconnesso un attimo. Sì, come bene hai detto prima tu, l'idea è quella di portare l'opera lirica un po' a tutti, così come era, così come è stata pensata già da compositori dai grandi compositori del passato. È stata dura e ancora. Non siamo arrivati, non è facile, anche se possiamo dire che siamo a buon punto. Ora non posso dire proprio tutto, ma siamo a buonissimo punto. E che dire, speriamo bene. Voi parlate sempre, vi riferite sempre alle frequenze, ma così un po' come per la natura, questa è la mia idea. Vale la stessa cosa nella musica, basta fare le cose in modo naturale e spontanee e vengono fuori le belle musiche, viene fuori il buon cibo, viene fuori un po' tutto. Non parlo di altro perché non è il mio campo e non vorrei fare non vorrei dire bagianato e fare brutte figure, ma comunque nella musica posso assicurare che è così, basta fare le cose col cuore. Sì, le regole sì, ma le regole si scrivono in modo naturale. Io penso che quando una persona ha una buona morale e ha delle buone idee, ma non c'è bisogno di andare a vedere tutte queste regole, perché le regole ce l'hai già dentro tu. Il andare a fare del male a qualcuno, ma non c'è bisogno, cioè non ci dovrebbe essere bisogno di scrivere una regola, una legge che ti impedisce di farlo. La stessa cosa identica è nella musica. Ci sono altri compositori, oh mio Dio, cioè non critico nessuno, li rispetto, che hanno altre idee, le regole. Io invece la penso un po' come un po' tutti voi, cioè fare le cose nel modo più naturale possibile. Non lo so, volete fare qualche domanda sull'opera, sulle frequenze, che vedo che è una cosa abbastanza interessante per voi. Allora, c'è qualcuno che vuole così alzare la mano e vuol fare una domanda a Lino Gibbone? Una magari, se ci pensate, la faccio io. Lino, sì. L'hai detto tu, finché non c'è la realtà rimaniamo sempre un po' abbottonati malgrado gli accordi già fatti con questa importante società araba. È previsto un party, lo chiamano così, a Dubai. C'è già una data, una parvenza di data per questo party, e c'è già una parvenza di data che ovviamente la si dovrà ufficializzare solo dopo questo party, e dovranno ufficializzarla la società che ovviamente ha prodotto quest'opera. Tu ci puoi già dare qualche nota in questo senso? Diciamo che stanno organizzando questo party che si terrà a Dubai, diciamo all'interno dal 5 maggio, dal 7 al, che posso dire, al 15, diciamo la prima metà del prossimo mese. Questo fino a ieri mi hanno detto questo. Ci stanno lavorando e vedo che ci stanno lavorando H24, cioè ci stanno lavorando seriamente. Chiaramente non è una cosa semplice, perché stanno invitando persone e personalità da un po' da tutto il mondo, e quindi stanno cercando delle date, perché
per far sì che tutte le persone che inviteranno siano presenti. Quindi non è semplice per questo motivo, cioè non è un party che decidi la data e lo fai. Le difficoltà sono queste, cioè fare in modo che quasi tutte le persone che loro stanno invitando siano presenti a questa serata. Quindi comunque il prossimo mese. Fatto ciò, si annuncerà la data di Luxor, che sarà quest'anno chiaramente. Insomma, questo è quanto. Mi avete sentito? No, è troppo tecnico. Allora, una cosa che va detta, visto che in questi anni siamo riusciti a promuovere, come vi dicevo prima, con quell'euro che voi ci avete concesso al COEM, questa opera lirica, promuovendola fino ad oggi con una società che si chiama Grande Opera Italia. Ma Grande Opera Italia non è che ha concluso la sua vita perché promuove l'opera lirica Tutankhamon, questa grande società araba alla quale abbiamo dato praticamente il noleggio, no, per portare in giro per il mondo con i soldi arabi questa opera lirica. No, la società Grande Opera Italia rimane in forza di questa iniziativa, avrà l'orchestra, perché il direttore artistico, nell'accordo con la società araba, appunto Lino Zimbone, contrattualmente deciderà qual è l'orchestra che canta, che suona, qual è il cantante che canta, qual è il ballerino che balla, qual è la scenografia, eccetera, eccetera. Questo è quello che fa capo ad una direzione artistica in un'opera lirica. Quindi Grande Opera Italia porterà con la sua orchestra, che si chiama Grande Opera Italia Orchestra, all'interno della produzione la propria orchestra. E quindi questo marchio andrà in giro per il mondo, ripeto, con la forza però di coloro i quali hanno la forza del mondo arabo, cioè petrolio, gas, eccetera, eccetera. Questo è importante perché, lo dico perché se vogliamo raggiungere quell'obiettivo che ci siamo posti fra gli obiettivi, cioè contribuire all'equilibrio, ovvero il microcredito sociale, che come esempio pilota sia l'esempio pilota che permetta poi ai politici di venirci incontro in questa idea, hai bisogno dei mecenati, hai bisogno di coloro i quali, vedendo che il tuo progetto è un progetto davvero sociale e umanitario, investano nel progetto umanitario. E lì poi diventa facile avere più di un mecenate che accetta di mettere, diciamo, il proprio investimento in un progetto che sia acclaratamente umanitario. Qual è stata la differenza purtroppo fino ad oggi nostra? Che da piccoli soggetti sognatori, ovvero 4 ore di lavoro invece che 8, perché con 4 ore si lavora di più e si produce di più di quanto se ne fanno 8. Quando l'abbiamo detto noi sembravamo marziani, oggi cominciano a dirlo in molti. Quando abbiamo detto che le tasse sono un discorso che va, un esercizio che va completamente cambiato rispetto a quello che è fino ad oggi, ripeto, ci ridevano un po' dietro. Oggi cominciano molti a definire la tassazione un qualche cosa che va cambiato proprio a livello di paradigma. E così, quando parliamo di servizi strategici gratuiti, cioè tutte le infrastrutture e tutti i servizi strategici di uno Stato, noi diciamo dovrebbero essere resi gratuitamente. E quando lo abbiamo detto la prima volta sembravamo pazzi. Oggi cominciano sempre di più, se voi cercate via internet, a dire che questa è una misura che deve essere in qualche modo studiata, promossa. Perché allora tutti partiamo dallo stesso nastro di partenza. Se abbiamo la scuola gratis,
la sanità gratis, il trasporto gratuito, e allora l'energia gratuita e naturalmente le prime occasioni di domanda a questo tipo di nostra soluzione erano: ma come fai a pagare tutti questi servizi? Come ci si regge? C'è un video che faremo vedere fra qualche minuto di una persona che, dico la verità, non conosco, ma che sintetizza quello che io ho detto con tanto di lavagna, ve la ricordate, la lavagnetta, e dove ho spiegato in termini concreti quanto quello che è successo nella storia fino ad oggi sia una burla rispetto a quello che dovrebbe essere la verità. Però ci arriveremo con un po' di tempo, ci arriveremo a portare tutto questo, perché a discapito di coloro i quali pensano che il mondo sta andando ad una deriva porta l'umanità alla sua scomparsa, io sono estremamente ottimista che ci sarà sì una grossa selezione, è inevitabile, ma che il bene vinca sempre sul male e quindi la positività debba, come in natura, venire alla luce. E in poco tempo si stanno realizzando, si stanno promuovendo questo tipo di tematiche ai maggiori livelli. Grazie a quest'opera lirica, che ovviamente è fatta per promuovere la musica e non altro, il sottoscritto, che in qualche modo continuerà ad essere convinto di ciò che ha ideato 38 circa anni fa, avrà l'opportunità di poterlo promuovere su tavoli che, oltre ai nostri, siano quelli dei grandi mecenati. E a quel punto ne basta uno per aver cambiato completamente il corso della storia. Lino, io... c'è una domanda? Bene. Buon pomeriggio maestro, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a lei. Mi stavo chiedendo una cosa riguardo all'orchestra Grande Opera Italia. E sicuramente tutta l'orchestra, tutti i musicisti e le persone che stanno lavorando a questa grande opera sono a conoscenza anche molto probabilmente del progetto che in un certo senso li ha supportati e quindi del progetto Mondo Migliore a cui noi facciamo parte. Mi stavo chiedendo, ovviamente uno, se ne sono appunto a conoscenza, e poi qual è la frequenza con la quale voi state lavorando, l'entusiasmo e quindi l'energia che c'è fra di voi. Grazie. Grazie a lei. Allora, riguardo l'orchestra, come in tutte le cose, considerate che per mettere in scena un'opera lirica servono da 250 a 300 circa persone che lavorano sull'opera, l'orchestra, il coro e quant'altro. Riguardo al progetto Mondo Migliore e l'orchestra e i cantanti eccetera, c'è chi conosce il progetto e magari la pensa come voi o come Maurizio, come me, ok? Ma c'è anche chi è un musicista e basta. E noi credo che dobbiamo comunque rispettare tutte le opinioni, così come fate voi, ok? Se no diventiamo come altre persone. Quindi, per rispondere alla domanda, all'interno di tutte queste maestranze, all'interno delle persone che lavorano a questo progetto, ci sono persone che conoscono questo mondo e persone che o lo conoscono e gli interessa, e persone che non lo conoscono nemmeno. Quindi, come ogni cosa, si deve essere, secondo me, liberi di poter fare all'interno delle regole del buonsenso, di poter agire. È chiaro che ad oggi l'opera non è stata messa in scena, e quindi non c'è stato modo, a parte tutte le problematiche che ci sono state in passato,
causa pandemia, causa tutto quello che voi sapete. C'è anche da dire che non essendo stata messa ancora in scena, lo faremo quest'anno, chiaramente non tutte le persone possono sapere, cioè non puoi andare ad uno a spiegare. Quindi magari oggi questa persona, questo collega, ti sente parlare di questa cosa, si informa e vede che effettivamente gli interessa e funziona secondo lui, e quindi è lì. Insomma, questo è quello che penso. L'altra domanda intendeva frequenza, cioè intesa come lavoro o frequenza intesa come proprio frequenza? Intesa come emozione, interesse per il grande, la grande maestosità di questa opera e l'impatto che avrà in tutto il mondo. Allora, io personalmente lavoro a quest'opera H24 da 4 anni, sì, da 4 anni. Il musicista, il lavoro del musicista, musicista inteso come cantante, come pianista, come violinista, no, il musicista in generale, quando si fa un lavoro non è nelle 4-6 ore di studio o di lavoro sulla partitura, ma il lavoro ti prende H24 perché te lo porti con te, te lo porti dentro di te. Faccio un esempio: se io vado a fare, che so, la spesa, comunque ho l'opera con me, il pensiero è quello, solo così si può riuscire a portare in scena un grande lavoro, che poi sia la mia opera, la nostra, che sia anche un'altra opera, un'altra sinfonia. Però quando si fa un lavoro è quello. Per fare un esempio, io ho lavorato 18 anni al Teatro Massimo a Catania e mediamente mettevamo in scena un'opera ogni 20 giorni, diciamo un'opera al mese. In quel mese io qualsiasi cosa stessi facendo mi canticchiavo, mi veniva, perché è una cosa che ti entra dentro, è difficile da spiegare, ma è così. È come dire, chi crede al progetto Mondo Migliore non penso che quando va a fare, che so, benzina, si dimentica di cos'è il mondo migliore. Quindi è una cosa che ti appartiene, che col tempo fai tu, tua, e te la porti proprio con te, come se fosse, non dico una figlia, ma proprio, cioè, appartiene a te stesso, come se ce l'avessi dentro. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Benissimo. Ti chiedo un'altra cosa che senz'altro è interessante. Quest'opera, grazie all'accordo con gli arabi, con la società araba, ha due patrocini. Ci vuoi dire qualcosa di più su questi due patrocini? Sì, ha due patrocini. Uno è lo sceriffo Adman, che è il nipote del capo il capo di Stato, praticamente, il presidente degli Emirati Arabi Uniti. Patrocinio, da domani in poi, che sarà da domani a quanto mi dicono ufficiale, è diciamo, quello più importante che potessimo avere negli Emirati Arabi. Non posso dire il nome perché hanno già firmato tutto, ma sto aspettando la loro comunicazione. Il loro documento, ma diciamo che è la persona più importante che degli Emirati Arabi Uniti. E questo secondo patrocinio sarà legato all'opera lirica, mentre il primo patrocinio dello sceicco è stato patrocinio destinato alla società araba che promuove l'opera, giusto? E questa qui, il primo patrocinio, che è del nipote di questo signore, è un patrocinio alla società, che in questo caso è Empire Rising, che mette in scena e produce l'opera lirica. Quest'altro patrocinio invece è diretto all'opera, quindi non c'è nessuna società, ma è proprio dell'opera. Questa è la differenza. Grazie Lino, io credo che un applauso vada a di noi. Grazie.
È vero, meritato, perché io dico sempre, lui lo sa, che è un grande genio della musica, non sono nessuno per dire che è un grande genio della musica, ma quando vi viene la pelle d'oca ad ascoltare qualche musica che così a voi piaccia, ecco, quello è il senso della genialità, secondo me. Per cui io la prima volta che ho sentito questo brano mi è venuta la pelle d'oca e dentro di me ho detto, ma magari sarà solo per me, chissà quanti, io non mi intendo molto di musica lirica, chissà quanti diranno magari una cosa diversa. Poi, quasi 4 anni e passa fa, quando ho cominciato a far sentire questa musica a più persone, ma anche persone che si chiamano, che ne so, come si chiamava il maestro che hai contattato la prima volta? Carreras, insomma, la stessa cosa, gli stessi complimenti li hai ricevuti da, da queste grandi personalità. Poi io sono stato testimone al Teatro dell'Opera del Cairo nel 2019, quando abbiamo fatto sentire l'opera a tutti i maestri del Teatro dell'Opera, che inizialmente, non conoscendo Lino Zimbone, sì, i saluti convenevoli, però alla fine delle 2 ore di ascolto dell'opera lirica, ovviamente tramite il computer, questi si sono alzati e quasi adoranti e sono andati a momenti a chiedergli l'autografo. Quindi cioè, da lì capisci che c'è davvero qualche cosa di innovativo. Purtroppo lo stato di questi ultimi 3 anni ha posticipato la prima di quest'opera. Se guardiamo il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, io ritengo che sia sempre pieno, perlomeno di aria, e devo dire la verità che tutto questo ci ha portato a questo grande accordo con questa società araba, che non poteva non essere il veicolo importante per promuovere nel mondo un qualche cosa che poi sono convinto mi permetterà a vari livelli di poter parlare di questo progetto, come è giusto che io parli, non certo il cantante piuttosto che il musicista, piuttosto che il maestro. Se mi daranno retta oppure no dipenderà dalla storia, lo vedremo diciamo cammin facendo. Io sono convinto di sì, perché altrimenti non sarei qui seduto a parlarvi, non avrei conosciuto Lino Zimbone, eccetera, eccetera, eccetera. Non è un caso che questa iniziativa sia in qualche modo arrivata vicino al progetto che noi abbiamo. Quindi grazie Lino, alla prossima. Posso, se posso, solo una cosa. Vai. Perché fra i commenti, ora non ricordo il nome della persona, diceva che ho studiato a Vibo Valentia. No, io non ho studiato a Vibo Valentia, mi sono diplomato a Vibo Valentia perché il liceo musicale di Catania mi ha espulso praticamente per le idee che erano diverse. Quindi mi sono diplomato a Vibo Valentia, ma non ho studiato lì. Tutto qua. Bene. Grazie Lino, se vuoi seguirci ovviamente vieni a seguirci, immagino essendo domenica che c'hai anche diverse cose da fare con una famiglia meravigliosa come quella che ti ritrovi, e quindi alla prossima occasione, e questa volta dovrà essere l'occasione che vedranno tutti nel mondo, perché insomma ci aspettiamo io e te proprio quello, va bene? Grazie. Grazie a voi, una buona serata. Allora, continuiamo. Continuiamo con un... Vuoi, ti passo il microfono per farlo tu? Allora, abbiamo visto... ringraziamo Lino Zimbone che si è collegato con noi, ci ha raccontato diverse cose molto importanti e diverse novità, quindi siamo molto felici di questo concerto, che non vediamo l'ora di poter ascoltare per intero, perché a dire il vero noi abbiamo avuto anche la fortuna di ascoltare un'anteprima, quindi veramente qualcosa di meraviglioso. E adesso direi che abbiamo in linea anche il dottor Marco Quaranta, presidente CONSI. Vediamo se ci risponde. Marco, apriti il microfono. Eccoci, microfono aperto, mi vedete? No.
No, aspetta un attimo che adesso andiamo anche a vederti un attimo solo. Allora, Marco 40, che fra un attimo vedremo chi è, lo presento io un attimo, è il, intanto che cosa ha fatto nella sua carriera, insomma è un banchiere, è stato vicepresidente europeo di, a Londra di JP Morgan, che insomma è una banca d'affari importantissima, e grazie ad un amico ha accettato di diventare il presidente di questo nostro, di questa nostra associazione consortile che si chiama CONSI, che è nata a livello nazionale, regionale e provinciale, e secondo la nostra idea deve diventare il banco di mutuo soccorso di tutti gli aderenti dei circoli che noi chiamiamo CLEM. Cioè, un, voi sapete che nel Triveneto esistono dei banco di mutuo soccorso che si chiamano Cassa Peota. Ne avete mai sentite parlare? Ecco, ce ne sono 400 nel Triveneto. Queste piccole associazioni che possono raccogliere denaro e dare denaro, che è vietato se non hai una legge apposta dallo Stato italiano, hanno l'opportunità di fare quello che fa una banca. Nel 2006, siccome erano diventate davvero molto potenti, sono state in qualche modo vigilate dalla Banca d'Italia, Consob, eccetera, e invece che chiuderle, gli hanno imposto di avere una banca all'interno del consiglio di amministrazione per almeno il 20% del consiglio. Per cui, nella nostra idea, COEM e CLEM, cioè l'associazione che ha fatto nascere il progetto e i circoli che ne hanno così aderito al progetto, abbiamo fatto nascere il consiglio con l'idea di diventare un banco di mutuo soccorso. Soprattutto un banco di mutuo soccorso del valore umano, del valore di tutto ciò che in quei comparti sociali si definisce essere l'espressione di equilibrio, no? Che secondo noi poi la politica si dovrebbe interrogare a fare in un modo piuttosto che in un altro. Ecco, noi indichiamo una via. Marco 40, dopo una presidenza iniziale di persona, insomma, ci è piaciuto come ha lavorato, è entrato, ha rimesso a posto un po' le iniziative che erano state fatte in maniera poco corretta dal vecchio presidente e ha accettato di avere la carica di presidente nazionale di questo consorzio. Con lui stiamo cercando di portare alle grandi imprese, alle istituzioni, questo nostro progetto Mondo Migliore, perché adesso lui ci spiegherà il perché. Sì, buonasera a tutti, mi vedete, mi sentite? Ecco, non guardare le stelle, basta che abbassi lo sguardo. Perfetto, buonasera a tutti. Allora, oggi abbiamo un menù veramente, come dire, interessante. Abbiamo tante cose di cui parlare. Direi che un'apertura importante l'ha fatta Maurizio precedentemente parlando del discorso ESG. Effettivamente oggi ci confrontiamo con un'economia italiana, direi europea, e chiaramente ha bisogno di alcuni punti di riferimento. Questi punti di riferimento sono i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile che ci hanno fornito le Nazioni Unite e che, guarda caso, l'abbiamo detto in più sedi, sono molto simili ai contenuti del progetto Mondo Migliore. Cioè, in realtà, lo statuto del CONSI stesso per molti aspetti si avvicina a questi obiettivi per lo sviluppo sostenibile. E quindi li abbiamo, come dire, fatti nostri, perché, come diceva prima Maurizio, la normativa ESG sta arrivando a livello europeo, italiano anche, e chiaramente questo avrà, come dire, metterà dei paletti principalmente per la micro e la piccola impresa, e probabilmente sarà un bagno di sangue per questa fascia di imprenditori,
che in Italia, non dimentichiamoci, sono praticamente il 90% dello scheletro industriale italiano. Cioè oggi le grandi imprese italiane si contano più o meno su una mano, il 90% sono piccole e medie imprese, per non dire addirittura micro imprese. Che cosa fa il Consiglio in una situazione di questo tipo? Perché vedete, alla fine è vero che ci sono sempre numeri, eccetera, ma la cosa più importante è, come diceva Maurizio, alla fine di tutto c'è il valore umano. Allora abbiamo pensato a una rete per aiutare queste piccole e medie imprese e abbiamo lanciato un progetto che si chiama Acceleratore Consiglio, che altro non è che un acceleratore, cioè tenta di accelerare l'accesso di queste micro e piccole imprese, quindi immaginate l'artigiano, eccetera, riesce a coalizzarli, a metterli insieme in una filiera, questo è lo scopo dell'acceleratore, e a farli camminare in questo, i primi passi, in questo percorso che è la normativa ESG. Perché è importante questa normativa ESG? Soprattutto per una comunità come la nostra. Perché qua, signori, cioè, di ESG si parla di regole, di contratti, eccetera, ma vediamo di capire un attimino perché è importante per noi, cioè per un piccolo movimento, COEM, Consiglio, eccetera, per i nostri clan, per tutti i nostri salotti, eccetera, perché è importante? Allora, prima di tutto, l'ESG si applica ad una comunità locale. Questo è un concetto che vorrei un attimino stressare, no? Perché oggi si guarda la normativa ESG, si parla di fondi di investimento, banche, eccetera, ma in realtà l'ESG è stato disegnato per essere, come dire, un modo di leggere una piccola comunità locale, e da lì si impara un attimino quali sono le iniziative che questa comunità può fare per crescere. E abbiamo individuato tre filoni di crescita: l'ambiente, molto importante, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, chiaramente, e quindi molte aziende sono oggi chiamate a misurare, per esempio, le emissioni di CO2 per capire come fanno a ridurle, addirittura a farle diventare zero. Adesso abbiamo alcune grandi aziende che hanno promesso che nel 2040, e questo non è un gioco di parole, io mi chiamo 40 pure io, avremo il cosiddetto zero emission, quindi loro non emetteranno più. Io non ci credo tanto, però proviamoci, è bello vedere che qualcuno si impegna in questa direzione. L'altra seconda grande direzione per la comunità sociale, per la piccola comunità, anche quella locale, qual è? È la sostenibilità sociale di queste iniziative. E quindi la salute, l'istruzione, in alcune parti d'Italia addirittura l'accesso all'acqua potabile, la sicurezza alimentare e altri elementi di questo tipo. Questi sono dei fattori, come dire, fondamentali di ogni piccola comunità e anche grande comunità, e questi fattori sono la base dell'ESG. È vero che nel mondo l'ESG è stato visto come, ma sembra quasi un club di ricchi. Io ho la certificazione ESG, quindi sono migliore di tutti, chiaramente mi chiamo Eni, Shell o altro, o addirittura mi chiamo Leonardo e quindi ho miliardi in bilancio, guarda caso Eni, Shell, Leonardo, uno fa missili, l'altro chiaramente usa petrolio o altre fonti di energia che inquinano spaventosamente, e guarda caso questi sono i primi a essere con rating, ad avere il rating ESG. Quindi vedete, c'è una distorsione nel mercato. Noi da piccola comunità, ma con grande vedute, quelle che ci ha dato Maurizio per il futuro, abbiamo pensato veramente di fare quello che diceva Maurizio, cioè il salto. Guardiamo un attimino, questa ESG può essere utilizzata effettivamente non per frammentare ancora di più e spingere verso il basso la parte di artigiani, piccoli imprenditori, micro imprese, ma la possiamo veramente utilizzare per fare un programma di sostenibilità a medio-lungo termine? Bene,
L'abbiamo studiata questa disciplina a lungo con i legali, abbiamo invitato in altre occasioni esperti delle Nazioni Unite che ci hanno dato il loro sostegno al modo di pensare e a come noi stiamo interpretando questa nuova regola ESG. Effettivamente abbiamo deciso di lanciare il progetto acceleratore con SI proprio perché questa nuova regola, secondo noi, può essere applicata in maniera costruttiva per lo sviluppo e la sostenibilità della nostra comunità. E questo è molto importante. Perché vi dico questo? Perché vedete, in questi giorni stiamo facendo degli accordi con istituzioni, giornali, quindi anche editori, con fondi ai quali abbiamo espresso il nostro concetto di ESG e sono tutti venuti a bordo, ci hanno detto bene, noi siamo pronti a partecipare con voi. Quindi vedete, la nostra iniziativa non è proprio, come dire, da una parte è rivoluzionaria, ma dall'altra è sicuramente un'iniziativa che crea consenso, perché siamo un'associazione inclusiva e quindi il nostro, come dire, il metro del nostro successo è quanti partner riusciamo a coinvolgere e a portare con noi in questo percorso ESG. Adesso io, Gigliola, mi chiedevo se potevamo far vedere alcune slide sull'acceleratore con SI, se è possibile proiettarle. Io penso che abbiamo solo quelle del documento, sai, qui disponibili. No, abbiamo anche quelle che mi ha passato Marco, che sono tutte quelle che andiamo con quelle prima e dopo quelle. Sì, ci sono una decina di slide che avevo passato ieri, proprio. Condivido. Esatto. Sono queste, ma... Sì, esatto. Quindi, allora. Avanti e... Vada tranquillo, io vado avanti quando mi dici. Ok, abbiamo deciso che all'interno del Consiglio vogliamo creare, come dire, uno strumento ad hoc per l'ESG, perché il Consiglio, l'associazione, diventerà sempre di più un banco di mutuo soccorso. Quindi per attirare altri investitori, fondi, eccetera, dobbiamo creare un veicolo corporate, un SRL che andremo a creare nei prossimi giorni. E queste slide qui vi spiegano il motivo per cui abbiamo pensato come ingaggiare il Consiglio sul tema ESG e perché questo è importante per la nostra comunità. Allora, prima di tutto c'è un punto fondamentale, un punto che io vorrei condividere con tutti quanti, con tutti coloro che sono nei clan, nei salotti, con tutti i capitani che sono gentilmente presenti online o fisicamente. Dobbiamo pensare che ogni nuovo progetto che arriva deve in qualche modo, come dire, riflettere, diventa un'opportunità per modificare o migliorare, chiamiamolo così, migliorare la sostenibilità sociale, la tutela dell'ambiente per la nostra comunità. Perché questo? Perché questo ci fa progredire. Successivamente al mio intervento, io penso ci sono programmati interventi di altri imprenditori, eccetera, che sono stati selezionati proprio perché loro hanno messo, come dire, a formule l'idea di far crescere e progredire una comunità. Lo fanno in modo diverso, ce lo fa chi è che lo fa col fintech, chi lo fa con l'agricoltura, chi lo fa, ma
tutti hanno un unico focus strategico, quindi migliorare e far progredire la nostra comunità. Questa è l'essenza, è come dire il messaggio. Andiamo alla slide successiva, se possibile. Ecco qui. Allora, in questa slide vedete, siamo in un mondo sempre più standard, dove è tutto uguale, dove parlare di piccola e media impresa si parla, ma poi alla fine che la legislazione sulla piccola e media impresa, boh, anche questi fondi del PNR di cui tanto si parla, il problema è nel 90% dei casi questi fondi arriveranno solo alle grandissime imprese, le piccole, le micro imprese probabilmente non li vedono nemmeno da lontano. Allora, quali sono i principi ispirati in questo progetto dell'acceleratore Consi? Beh, la concorrenza che deve essere libera e leale, perché chiaramente non possiamo pensare che un artigiano anche bravo può far concorrenza a un gigante come Eni. Non ha senso. La sostenibilità significa che praticamente ci devono essere dei benefici per la comunità, non solo per una singola azienda. Questo è un importante, come dire, cambio di paradigma, perché vedete, gli imprenditori fino a qualche tempo fa erano valutati quanti soldi facevano. Oggi, con la nuova normativa ESG, almeno sulla carta, gli imprenditori dovrebbero essere valutati non per quanti, ma per qual è il loro beneficio e, come dire, qual è il loro impatto sulla comunità che li rappresenta. Comunità che non sono semplicemente i lavoratori che lavorano in quell'azienda, ma tutto l'intorno. Vi faccio un esempio su questo punto, molto importante, nel settore della moda. In questi giorni, da lunedì, martedì, inizierà per esempio la Fashion Week a Milano, un evento importante in cui avremo migliaia di persone, compratori, tecnici, semplicemente anche esperti della moda, giornalisti, eccetera, che si ritrovano a Milano. Qual è il messaggio che sta passando in questo settore dove la sostenibilità è importante? Beh, si sono messi due marchi molto importanti. Il primo è Zara e l'altro è H&M. Sono marchi che probabilmente conosciamo tutti. Io almeno c'è sempre un negozio Zara nelle grandi città. E che cosa, perché sono stati messi sotto accusa? Beh, perché molti dei capi che vendono sono di fabbricazione cinese e sono stati confezionati probabilmente in Bangladesh. Quindi il vero problema è tracciare l'intera filiera e capire come questi grandi player, Zara e Cement, sono dei giganti a livello mondiale, che operano nel cosiddetto settore del fast fashion, quindi il fashion veloce, siano in grado di, come dire, etichettare l'intera filiera e garantire che quel prodotto che arriva in Italia in un negozio non è stato confezionato con ore di minorenni sfruttati, eccetera, che i materiali sono di una certa qualità e non sono tossici o non hanno subito trattamenti di varie manovalanze che magari sono state sfruttate, eccetera. Questo è molto importante perché vedete, oggi comprare un capo Zara costa relativamente poco rispetto a comprare una marca, Gucci, Prada, uno di questi. È ovvio che ci sono fasce di abbigliamento diverse, però è anche importante, questa è la scelta che vorremmo che ognuno di voi facesse, nel momento in cui si allocano le proprie risorse di ognuno di noi, dobbiamo avere in testa tre cose. È sostenibile quello che sto comprando? Questo prodotto è effettivamente un prodotto che non è stato confezionato con, come dire, la sofferenza umana? Perché questo è il punto. La consapevolezza di quello che si fa, ed è il terzo, è la lampadina lì, no? È quello che ci rende
come dire, non solo in maniera, applichiamo in maniera pedissequa tutte le regole che arrivano da Bruxelles, no, ci ragioniamo, le sappiamo e le usiamo per far crescere la nostra comunità. Questo è molto importante. Andiamo alla slide successiva. Allora, questa slide indica una cosa. Noi come Consiglio siamo una delle prime associazioni in Italia a renderci conto di questo drammatico cambio di paradigma che sta portando la normativa ESG, e lo facciamo con un'ottica principalmente per la micro e la piccola impresa. E qui vediamo che abbiamo fatto alcuni calcoli. Il mercato in Europa è di 125 miliardi di dollari per il 2027 per le piccole imprese. È un numero enorme. Dall'altra parte ci sono delle grandi opportunità, perché oggi si fa business in maniera digitale. Io sono qui, non sono in presenza, mi sarebbe piaciuto abbracciarvi, toccarvi tutti, però è anche vero che ci sono distanze, eccetera. Oggi si parla attraverso internet, le mail, Zoom, eccetera. E rappresentiamo effettivamente nel Consiglio una grande comunità digitale. Però questa comunità digitale deve essere orientata. Allora, il progetto Mondo Migliore ci consente di mettere a luce, proprio al centro, il valore umano. E questa cosa si riflette nell'adozione, e poi vi diremo come, dei principi fondamentali e sostenibili delle Nazioni Unite e quindi dei principi ESG. Abbiamo un team all'interno del Consiglio che, oltre al sottoscritto, chiaramente, ha diversi professionisti che si adoperano a vario titolo, ma soprattutto abbiamo tenuto un team femminile. Perché vedete, una delle importanti elementi all'interno di quella che è la normativa italiana, che è vero che sulla carta almeno non ci sono differenze fra uomo e donna, la realtà strisciante è che purtroppo ancora nel 2023 abbiamo una differenza nelle opportunità di lavoro fra uomini e donne che è ancora enorme. Abbiamo un gap fondamentale ancora che non riusciamo a superare, e questo nonostante le regole in Italia siano scritte per tutti, uomini e donne, ma la realtà, e non dico la realtà nella piccola impresa, immaginate in una banca, una banca si guadagna bene all'interno, il senior management di una banca ha stipendi importanti, e nonostante questo non ci sono gli stessi percorsi di carriera fra uomini e donne. Se noi in Italia, che siamo un paese tier 1, non cominciamo ad imparare questa regola che uomini e donne contribuiscono al successo di un'impresa in uguale misura, non potremo mai far diventare, come dire, il punto focale per cambiare il mondo. Maurizio ci ha detto: l'Italia può cambiare il mondo. Bene, cominciamo a cambiare, come dire, l'uomo e la donna nello specchio. Perché dalle piccole cose si diventa grandi e si cambia tutto il mondo. Allora, abbiamo oggi una possibile, come dire, collaborazione tra Consiglio, COEM, Salotti, ICLEM, le altre associazioni, abbiamo quasi 40.000 persone. Siamo ancora piccoli, sì, possiamo crescere, sì, ma questo ci dà l'idea di quanto l'ESG sia un elemento aggregante per le nostre comunità. Andiamo alla prossima slide. Ecco qua. Che cosa diamo alle piccole e medie imprese col nostro progetto? Beh, gli diamo una rete di supporto, gli facciamo formazione sul percorso ESG che dovranno cominciare per forza, purtroppo, ma lo devono fare. Dall'altra parte, tutti i piccoli, medi, micro imprese ci chiedono l'accesso al credito, ed è per questo che nella nostra piattaforma stiamo creando quelle partnership, quegli accordi con i soggetti finanziari in Italia, quindi le banche, che ci consentono di poter pensare di creare una struttura che aiuti la filiera dell'artigiano, del parrucchiere, ma anche del singolo professionista, che altrimenti ha di fronte dei costi ESG molto elevati.
con noi l'Italia. Allora, qui è l'idea. Vedete, c'è una categoria di persone che ha dei bisogni ben identificati. La normativa ESG non è imposta alle piccole e medie imprese per ora, però hanno lavorato, come dire, tutto intorno. Dal 1 gennaio 2025, quindi abbiamo meno di 2 anni, molto probabilmente non si può aprire un conto corrente e fare un'operazione se non si è con un rating ESG. Per fare gli appalti, bisogna avere un rating ESG. La singola impresa gli viene detto: tu puoi farlo il percorso ESG oppure no, sei libero. Però se non lo fai, non puoi aprire il conto corrente, non puoi far parte degli appalti, non ti danno la fornitura, cioè alla fine uno è costretto a farlo per forza. E qui nasce la rivoluzione che stiamo portando, cioè il concetto che finalmente questo acceleratore del quale vi ho segnalato prima l'idea di andarlo a creare, cioè crei effettivamente, come dire, un cambiamento per tutta la comunità con i principi del programma Mondo Migliore. Questo è molto importante, non i principi di altre idee. Il programma Mondo Migliore mette al centro il valore umano ed è su questa base che noi portiamo l'ESG, sul valore umano, non sul rendimento, non sull'analisi dei rischi. Questo è molto importante perché in questo modo creiamo la comunità del futuro. Allora, quindi come la creiamo questa comunità? Prima di tutto attraverso i CLEM. I CLEM, i circoli verdi, sono il nostro, come dire, il mattoncino che costruisce il grattacielo. La rete CLEM e i consigli devono essere luoghi aperti a tutti, ma soprattutto devono essere luoghi di scambio, perché vedete, comunicare significa diffondere. Se noi riusciamo a comunicare i nostri principi, allora diventiamo, come dire, sostenibili, leggibili dall'intera comunità. E questo ci permette di fare anche innovazione. E poi vedrete le altre aziende che si stanno già spendendo in alcuni campi, proprio per essere innovative in questo segmento di sostenibilità sociale che vi dicevo. Andiamo avanti, prossima slide. Ecco qua. Gli appuntamenti sono Zoom formativi, chiaramente, streaming. Ve ne aggiungo una: stiamo facendo un accordo con una testata giornalistica molto importante, ci daranno una sezione, si chiamerà Ambiente ESG, all'interno della quale potremo promuovere anche lì quelli che sono i nostri desiderata in questo mondo dell'ESG, che è un mondo, perché ormai è pieno di player, di investitori, di collaboratori, eccetera. Ma soprattutto avremo anche, giustamente, il nostro piccolo TG Coem, avremo le serate ad hoc, eccetera. Stiamo creando un modello per l'acceleratore e vorremmo che tutti cioè in qualche modo siete coinvolti. E che cosa vi chiediamo a tutti quanti? Vi chiediamo sicuramente quella che noi chiamiamo una partecipazione. Quindi potete partecipare al nostro progetto facendo una donazione al consiglio, poi vedremo in ultima pagina tutti i dettagli. Possono partecipare chiaramente i consigli provinciali e regionali, ma anche i CLEM, anche le aziende, anche le singole persone. E questo qui ci permetterà di raccogliere le risorse necessarie per andare a creare l'acceleratore ESG, e sarà una vera e propria azienda l'acceleratore ESG, che però non farà soldi, tra virgolette, sui piccoli, ma creerà delle filiere che a questo punto diventeranno dei veri e propri laboratori ESG, e avremo quei soggetti che diceva Maurizio, mecenati, eccetera, che hanno bisogno di comprare certificazione e progetti ESG per il loro business. E per questo motivo che stiamo confederando banche, operatori finanziari, operatori industriali e soprattutto fondi. Prossima pagina. Un attimo, una curiosità, Marco. So che stai trattando in particolare con un fondo importante svizzero. Vuoi dirci in questo caso? Perché ecco, noi ormai da troppi anni
un po' con l'idea dell'euro da donare al COIV, un po' con l'idea del venire noi in una conferenza come questa, ne abbiamo organizzate tante, quindi donare per pagare la sala, eccetera. Abbiamo chiesto donazioni spesso alle nostre persone. È giusto che facciamo sapere che tutto questo lavoro poi è mirato a far entrare i grandi partner, quelli che io chiamo mecenati, no? Grazie a questo lavoro, malgrado insomma tutto quello che è successo in questi periodi, che ci ha ovviamente bloccato, rallentato, eccetera, il lavoro di sostanza è quello che stai facendo tu al cospetto delle grandi imprese, delle grandi istituzioni. In qualche modo un fondo svizzero molto importante sembra interessato a entrare, non sbaglio? Sì, il fondo si chiama Leonardo, non è svizzero, è lussemburghese. Il fondo è lussemburghese, ha chiaramente uffici sia in Svizzera che in Italia, ma l'headquarter, diciamo, il fondo è stato creato in Lussemburgo secondo la normativa Alternative, che è una normativa che oggi raccoglie sostanzialmente tutti quei fondi che investono nel settore ESG. È un grosso fondo che si occupa di investimenti nel settore delle rinnovabili, quindi delle nuove energie, con la riduzione delle emissioni di gas serra. È ovvio che il fondo ci affiancherà proprio perché vede nella nostra capacità di selezione dei progetti quelli che sono maggiormente interessati, e per noi è molto importante perché significa che nel momento in cui noi raccogliamo 100 lire e quindi possiamo attivare la nostra piccola struttura, dietro abbiamo a supporto dei grandi fondi che finanzieranno i vari progetti. Quindi abbiamo da questo punto di vista, come dire, creato le condizioni per attivare un serbatoio, ecco, di risorse finanziarie che saranno spese, investite, eccetera, in quei progetti che l'acceleratore così identificherà come progetti sostenibili. Quindi quei progetti che meritano, secondo quello che sono la normativa ESG, l'interesse da parte dei fondi e della comunità di investitori, che oggi è una comunità variegata, perché abbiamo fondi, abbiamo business angels, abbiamo operatori di venture capital, abbiamo strutture che fanno anche imprenditori stessi che hanno il problema di diventare imprenditori sostenibili. Perché vedete, io ai consigli, c'è stata una domanda qualche seduta fa dove mi si chiedeva, ma i consigli, i regionali e i provinciali, che devono fare in questo progetto? Beh, i singoli consigli devono diventare dei punti, tra virgolette, di diffusione di quello che è la normativa e lo spirito dell'ESG. E per questo abbiamo preparato un documento ad hoc. Ma i consigli non vanno di porta in porta a vendere nulla. Sono gli imprenditori che vengono a bussare ai consigli. E lo faranno prima di tutto quelli chiaramente più illuminati, ma poi ci saranno tutti quelli che lo faranno di corsa per non essere lasciati fuori, che avranno la paura di rimanere fuori dal giro. Quindi vedete, stiamo creando un modello che chiaramente non può utilizzare soltanto le nostre risorse per fare investimenti. Abbiamo creato una serie di, come dire, serbatoi, quindi soggetti, ripeto, fondi, ma la stessa Cassa Depositi e Prestiti, eccetera, ci daranno dei fondi per investire in quei progetti che noi riteniamo validi per la comunità, che noi riteniamo, come dire, sostenibili. E ricordatevi che l'ESG non è il bollino blu dei banane Chiquita, è un percorso. Quindi non c'è un unico modo di interpretare l'ESG. Ce ne sono tanti. Quello che va fatto, va semplicemente misurato l'impatto sulla comunità. Poi oggi di progetti ESG ce ne sono davvero tanti in giro. Purtroppo ce ne sono anche di coloro che, come dire, vendono per ESG una cosa che ESG non è. E questo purtroppo ve lo dico, uno dei principali che fa questa cosa è Banca Intesa. Io stavo leggendo in questi giorni, hanno firmato l'ennesimo accordo con l'associazione Confartigianato, eccetera. Chiaramente queste sono tutte azioni di grande marketing, no? Ma poi di sostanza c'è molto poco,
perché quando vedo io che Banca Intesa dice ti faccio il mutuo ESG a un piccolo artigiano imprenditore e gli dice in realtà il mutuo c'è il tasso normale come qualunque altro mutuo, però sei vincolato a fare alcune azioni con questi soldi e basta, beh, di ESG c'è veramente poco. Allora, o facciamo dei mutui che aiutano le persone a diventare, come dire, dei cosiddetti soldati, cavalieri dell'ESG, quindi dell'ambiente, e quindi io devo fare un mutuo a tasso zero, non un mutuo con tasso di interesse. I mutui, quelli che si fanno in ambito ESG, di sostenibilità, sono mutui a tasso zero, dove non si misura il rendimento del mutuo. Hai pagato la cedola, non hai pagato la cedola. Si misura alla fine del mutuo se uno ha realizzato gli obiettivi di riduzione della CO2 o di impatto di sostenibilità sociale. Quello è il mutuo ESG, non il mutuo travestito da mutuo normale con la cedola al 5%, se non paghi il mutuo domani mattina vai in CRIF. Non abbiamo fatto nessun miglioramento. E ve lo dice uno che ha lavorato 20 anni in banca. Qui dobbiamo cambiare il paradigma. Questa è la rivoluzione. Cambiamo il paradigma. Allora, fammi dire, mi spiego un attimo. Bene. Quando è cominciato questo progetto, vi ho detto no, 85 è stato pensato, poi circa nel 90 ho conosciuto una persona importantissima nella mia vita in Spagna che mi ha insegnato un sacco di cose, era la corte dei Rothschild, quindi dei grandi banchieri del mondo, e se n'era andato, come racconto spesso, se n'era andato a fare l'eremita, solo che l'eremita lo faceva da un castello con la piscina di 20 metri, eccetera. Bello fare l'eremita. Era italiano, anzi era di Trieste, guarda caso, ho detto diverse volte, si chiamava Vatta, Sergio Vatta, un grande del legname, suo padre, lui che da giovane è andato all'estero, ha sposato un'austriaca, figlia di un grande generale della Wehrmacht, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, mi ha spiegato davvero tante cose. Quando io sono partito poi nel 2015 con questo progetto, ho detto a tutti, questo è un esempio pilota, ma è un progetto di ingegneria economico, sociale e finanziario. Quindi è un progetto che è molto articolato, non si può spiegare in 3 secondi e diventa anche barboso talvolta, no? Perché molti di noi, io per primo, no? Qui, mentre un banchiere come Marco 40 parla di queste cose, per quanto parli in maniera bella, semplice, eccetera, però talmente articolata che fai fatica a stargli dietro, perché siamo persone che vivono la quotidianità in maniera abbastanza normale. Ma questo comincia a essere il significato di quella fiducia che chiedevo ai vari aderenti del FLEM quando siamo partiti. E chiedevo che si potesse riferire ad un progetto così, capendo che non è per nulla semplice portarlo avanti, quando si è peraltro diciamo soggetti piccoli economicamente come siamo sempre stati noi. Ma come vedete arriviamo a queste soluzioni e ci arriviamo con dei soggetti di questa natura. Quindi non con diciamo, il primo simpatizzante che si mette alla testa di un circolo culturale che noi chiamiamo FLEM, ma un vero e proprio banchiere che lascia Londra, viene in Italia e ci segue perché capisce che all'interno di questo progetto, noi, progetto di ingegneria, ripeto, abbiamo intersecato quegli ambiti che poi le Nazioni Unite hanno regolato attraverso il principio ESG. Quindi quando vi chiamo eroi, scusatemi se uso questa enfasi per dire la vostra dedizione ad un progetto del genere, che peraltro è quello di fare un salotto al mese se vi va, cioè di fare un incontro al mese, ma soprattutto di essere, noi li chiamiamo gocce, punti spillo, no? Di una cartina geografica che se invece di essere 10.000, 20.000, 30.000 fossimo 30 milioni, secondo voi cambierebbe il senso della storia oppure no? Quindi, e che sacrificio c'è ad essere il punto spillo di un progetto di questa caratteristica, di questo tipo? Perché noi non è che, pur validando
pur dando il massimo dell'enfasi a chiunque si interessa di piccoli progetti che sono grandi nella loro diciamo località. Qui per esempio abbiamo una bellissima iniziativa che tra l'altro si propone di andare alle elezioni regionali, che si chiama Vivi Ben Se Può, sicuramente la conoscete. Ecco, ma ci sono decine di associazioni che si occupano, che ne so, delle api, piuttosto quindi dell'apicoltura, piuttosto che dell'ambiente, piuttosto, ce ne sono a migliaia di associazioni e ben vengano. Noi abbiamo messo insieme però un progetto che le coordina in senso generale tutte, senza volerle coinvolgere. Se si vogliono coinvolgere, ben venga. Perché? Perché essere iscritti ad un circolo non costa nulla. Essere iscritti alla piattaforma dove si inserisce quello spillo per dire io ci sono, non comporta alcun sacrificio, non comporta alcuna iscrizione a costo. Quindi perché non aiutare un progetto come questo a far sì che il legislatore sappia che è un progetto che può essere messo sul tavolo, discusso, e fare l'interesse poi di coloro i quali al vertice vedono questi progetti come punto di appoggio per fare le loro leve. Quindi è un grimaldello, cavallo di Troia, se vogliamo usare questa metafora, un qualche cosa che ci permette di non essere passivi e quindi di subire le scelte che vengono fatte ai massimi livelli. È un sacrificio troppo pesante che si chiede ad una comunità per promuovere un'iniziativa del genere? Io ritengo proprio di no, anzi, ritengo che proprio per quei ragazzini che erano qui qualche attimo fa, è la misura per dargli un mondo completamente diverso da quello che ci stanno disegnando iniziative come il Festival di Sanremo. Quindi vogliamo quel tipo di mondo o vogliamo un mondo dove la morale sia quella che insomma, i nostri nonni, le nostre nonne, le nostre mamme hanno cercato di insegnare a noi? Io ritengo che la seconda sia, no, la scelta migliore da fare. Per cui sì, è complicato comprendere che cosa ci fosse all'interno di Consiglio nei suoi, no, momenti critici interni durante il primo e il secondo anno. Ma è inevitabile che succeda quando tu crei una macchina tanto grande, che è grande nella sua particolarità, nel suo essere democratica. E quindi inevitabilmente devi superare gli ostacoli che ti si pongono di fronte. Io ritengo che questo, ripeto, grazie a Marco 40, lo stiamo portando ad evidenziare, perché se questi fondi, se queste imprese molto importanti vengono a osservare e a monitorare il nostro percorso, è proprio perché ci siete voi, che avete realizzato, io direi, la più grande espressione di valore che dovevamo dare a chi ci voleva osservare, che è quella di interrogarsi su questi concetti. Questa è la prima grande espressione di valore che noi stiamo facendo insieme e vale tanto quanto, e secondo me molto di più, del fare qualche cosa di particolare molto bello, ma che non ha la visione globale, complessiva, che noi stiamo mettendo in questo nostro progetto. Vai avanti. Bene, andiamo avanti. Prossima slide. Ecco qua, vedete? Il piano degli investimenti è 80%. Chiaramente nelle varie attività che verranno selezionate da un team che fa portafoglio, cioè che fa proprio, si chiama in termini inglese, si chiama allocation, quindi fa la gestione del portafoglio. E i temi sono chiaramente le infrastrutture sociali, il real estate familiare, non il real estate per gli uffici. Ma dobbiamo anche pensare che una parte di questi fondi andranno chiaramente al team, un 10%, e un altro 10% allo sviluppo delle attività di marketing, perché è importante che la nostra iniziativa non rimanga isolata, ma anzi faccia da leva, quel meccanismo proprio da acceleratore di risorse più grandi, quindi di fondi, istituzioni, eccetera, che vedranno nella nostra piccola iniziativa
come dire, una cartina di tornasole per l'allocazione delle loro risorse in campo ESG, per la vera allocazione, per dove si era veramente la sostenibilità sociale. Prossima slide. Ecco, chi è che investe oggi? Vi chiediamo il contributo, vi chiediamo una raccolta di fondi da fare con familiari e amici, con i consigli, eccetera. Che cosa, qual è l'idea che stiamo dando? Oggi raccogliamo, nell'arco chiaramente di qualche anno, siamo in grado di ridare indietro a tutti coloro che hanno creduto in noi, eccetera, in questo momento, evidentemente un valore aggiunto. Un valore aggiunto che sarà sicuramente dimostrato da le azioni che abbiamo fatto e da quanto siamo cresciuti in ambito sociale. Questo significa che quest'anno, 2022-23, io lo considero un anno importante di, come dire, di cambio passo tra il consiglio che come era nato all'inizio e il nuovo consiglio, la nuova veste che si sta dando per il futuro, che guarda al domani ed è un consiglio attivo però. Qui è un consiglio dove si fanno decisioni di investimento, dove si mette insieme una comunità di persone che è orientata verso un obiettivo preciso. E questo è molto importante. Quindi sì, è vero che siamo una comunità inclusiva, aperta, eccetera, ma siamo anche una comunità che ha un obiettivo, che vuole azionare l'ambiente, la sostenibilità sociale e le pari opportunità fra uomo e donna. Questi tre elementi fanno di noi effettivamente la prima piattaforma ESG in Italia. E su questo punto io sono convinto, anzi certo, che sicuramente tutti gli sforzi che sono stati fatti fino adesso avranno, come dire, un giusto riconoscimento sul mercato quando vedrete che altri partner si collegheranno a noi e diventeremo la guida di un movimento ESG proprio per la micro, la piccola impresa, per le comunità. Questo è molto importante. E quindi noi pensiamo che dal 2027 in poi, con tutti questi programmi, queste sfide, chiaramente sono anche ambiziose, alcune riusciranno, alcune no. Molti progetti molto probabilmente dovranno essere accantonati, ma altri andranno avanti. E questi altri progetti saranno la fonte, come dire, di ritorno degli investimenti che avete fatto. Sono investimenti che avranno, come dire, una doppia valenza. Da una parte quella economica, giustamente, chi ci dà 100 euro oggi è giusto che domani raccolga non solo un dividendo, ma raccolga anche un apprezzamento su questi 100 euro. Ma in più, la cosa veramente che mi preme è che chiunque investe oggi, domani possa dire ho partecipato veramente ad un progetto utile, sano per la comunità. Abbiamo fatto tante cose con questo progetto, una piccola parte di questo progetto che magari è un progetto da 1 milione di euro, 10 milioni di euro, sì, però senza il CONSI oggi, senza l'acceleratore CONSI, questo progetto non sarebbe mai partito. Non avremmo mai potuto raccogliere i fondi anche di banche, di altre istituzioni, di altri soggetti che spero crederanno in noi nel futuro. Quindi oggi la sfida è raccogliamo i fondi per creare questo acceleratore CONSI. Vai all'ultima slide. Eccola qua. Supporta il CONSI, supporta un mondo migliore. Speriamo veramente che ci sia questo mondo migliore. Trovate i riferimenti per fare la sponsorizzazione del progetto. Quello è il nostro IBAN. Noi siamo sulla Banca Popolare di Milano. E tutti insieme speriamo veramente di girare pagina, perché sono stati anni difficili per il CONSI, ma adesso si riparte. E si riparte con un futuro, si riparte guardando avanti. Quindi abbiamo bisogno della vostra contribuzione oggi, domani speriamo di potervi dire finalmente ce l'abbiamo fatta, tutti questi progetti sono, come dire, non solo sono stati creati, azionati, abbiamo fatto l'effetto leva, ma sono effettivamente decollati per la nostra comunità. Questo è quello che io ci tengo di più a dire, che questi progetti avranno un futuro. Io vi ringrazio. Grazie tante. Vi lascio a Maurizio, però, col quale dobbiamo insieme, abbiamo messo insieme una carta dei diritti, CLEM per tutti i CLEM,
fatta dal COEM e dal Consiglio, l'abbiamo elaborata insieme perché siamo una comunità e vorremmo che ognuno dei CLEM, e questo evento oggi ci dà la possibilità di fare questa iniziativa proprio perché Trieste è il punto dove, come dire, nascono le nuove idee. Quindi non solo oggi è il punto dove avete, come dire, appreso quello che gira a bolle in pentola nel Consiglio nazionale, ma da Trieste parte l'iniziativa nuova di questo, di questa Carta dei diritti che è fondamentale e che lascio commentare a Maurizio. Vai Maurizio. Sì, stavo per dire proprio questo, Carta dei diritti che abbiamo immaginato con un percorso che ormai ci vede diciamo in campo fin dal 2015, e io direi di inserire questo documento che faremo girare nelle prossime settimane. È un documento che, quando vi chiamo eroi, no? È un documento che ognuno di voi potrà leggere, metabolizzare e, se lo vorrà, certificarlo facendo la propria firma, siglando sopra a questo documento e inviandolo via mail, perché un giorno questo numero di email le porteremo a tutti coloro i quali, grandi soggetti, grandi mecenati, eccetera, vorranno diciamo riconoscere nella vostra persona il simbolo di quella comunità, l'effetto valore di quella comunità. Quindi ognuno di noi siamo protagonisti del nostro futuro e del futuro altruisticamente di chi segue una corrente positiva. Quindi eccolo qui, questa è la Carta dei diritti dei singoli CLEM CONSI. Voi sapete che per essere associati al CONSI basta il numero di gadget pass che noi abbiamo ideato come progetto Mondo Migliore. Leggere da qui proprio non ci riesco, ma lo avrete facilmente sul... Aspetta che metto gli occhiali. Eccolo qua, questa è una slide che Marco ha promosso grazie tra l'altro al nostro fenomeno qui, Sofia Monitor, che è qui e che merita un applauso, perché quando la si chiama è sempre attentissima come tutte le altre donne e uomini di questo importante progetto a darsi da fare, e in una nottata mi sono stati dati gli input e abbiamo creato questo documento. Ecco, lo leggiamo insieme. Questo documento racchiude i principi che ispirano le attività di ogni CLEM o salotto. Voi sapete che i CLEM fanno i salotti solidali. La nostra azione, come da statuto del Consiglio, si basa su una serie di obiettivi sostenibili in linea con quanto richiesto dalle Nazioni Unite per tutti gli uomini e le donne del pianeta Terra. Per internazionalizzare questi obiettivi, vi chiediamo di sottoscrivere la lista dei principi che aiuta a guidare ogni CLEM e ogni salotto, perché anche la più piccola azione conta per fare la differenza. Vediamo se riusciamo ad andare più avanti. Questo è il logo degli obiettivi. Andiamo avanti. Principi. Ecco i principi. Però non li leggo dal telefonino, non so se... Allora, eccolo qua. Trattiamo le persone con rispetto e dignità e ci battiamo per, manca una per, ma vabbè, la metteremo, per promuovere una comunità libera da molestie e discriminazioni. Punto numero due, forse faccio meglio da lì. Promuoviamo l'inclusione e promuoviamo la diversità nei nostri salotti e nei nostri incontri e in ogni materiale o scritto o opera che vi circoli. Punto 3. Segnaliamo e condanniamo le situazioni di abuso sulle donne, il traffico di esseri umani e il lavoro minorile. Punto 4.
seguiamo principi etici del progetto Mondo Migliore, ideati e promossi dall'associazione COEM nel 2010, nella scelta dei nostri partners, collaboratori e o sponsor nel mondo economico e sociale. Il quinto, promuoviamo e tuteliamo i principi della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente e in questo promuoviamo il rispetto dei principi delle Nazioni Unite, ESG e non SDG. Sei, identifichiamo tutti i nostri soci e collaboratori per il principio della trasparenza. Sette, riconosciamo la libertà a tutti di entrare nei nostri salotti anche ad entità legali come un sindacato riconosciuto o un'azienda o un'altra associazione. 8. Trasformiamo ogni iniziativa o progetto nella nostra comunità in una opportunità di dare una risposta alla tutela dell'ambiente e o alla diffusione di una cultura tra i giovani e il resto della comunità per la riduzione delle emissioni di CO2. 9. Supportiamo le decisioni etiche del Consiglio nazionale e del COEM in ambito di strategia e orientamento della comunità. 10. Chiediamo a tutti i nostri partner, sponsor o collaboratori di verificare il loro impegno in ambito SG e li aiutiamo nel percorso di apprendimento e diffusione della cultura per il rispetto dell'ambiente e per la sostenibilità sociale. Manca l'11, dov'è l'11? Non c'è, ce ne sono solo 10, ma ci metteremo l'11esimo, perché no, l'11esimo non è Maurizio Sarlo, presidente del COEM, e questo documento che soprattutto ha avuto la, diciamo, l'incipit, il buon senso di essere promosso da Marco Quaranta, che è il presidente di Corsi. Andiamo avanti. Ecco, questa è la parte che una volta che l'avrete letto, metabolizzato tutto, è la parte che ognuno dei club, PO, capitano, referente, eccetera, può sottoscrivere, quindi io il sottoscritto, nome e cognome, club di appartenenza, sottoscrive e spedisce tale documento via email a quel tipo di email, a quell'indirizzo, con l'autorizzazione al trattamento dei dati, benché sia solo nome, cognome e nome del club, quindi niente di chissà quali dati debbano essere. Questo sarà poi il risultato del numero di aderenti. A tutto questo ci permetterà un giorno di dire ai nostri partner, ecco, questo è il numero di aderenti effettivo al progetto Mondo Migliore. Grazie. Allora, qui abbiamo un altro ospite importante, una delle tante imprese che si sono unite a questo progetto, hanno monitorato questo progetto e hanno deciso di poterci collaborare insieme. Vediamo di fare un passo davvero assieme a questa importante società. Abbiamo con noi Nemo Sparic, non cito il nome intero perché non vorrei dirlo male. Ecco. È titolare della società Blu Vela SA, con sede a Chiasso, in Svizzera. È una società nata da più di 10 anni. Gestisce il circuito Money, che viene utilizzato come forma di pagamento nei più importanti outlet italiani. Creatore dell'applicazione Advantage e applicazione totalmente gratuita da scaricare sul telefonino, che permette di avere vantaggi cashback da ogni acquisto. Allora, ci sei, Nebo? Sì, ci sono. Mi sentite? Buonasera. Allora, vediamo se riusciamo ad inquadrarti. Ti devi trovare dove sei, prova a parlare. Io mi sento molto bene, non so se ci sentiamo. Buonasera. Allora, ti sentiamo bene, se ti abbiamo visto adesso. Vai pure.
Buonasera, ci sentiamo? Nebo, il tuo computer che c'ha qualche cosa, hai una cuffia da utilizzare per caso? No, non è il mio. Non accenderlo. A noi è sempre così, oltre questo computer qui, diciamo, però è tutto spento così, non dovrebbe essere mio. Io ti ho presentato come un amico che vuol bene ad una comunità, più grande è la comunità che farai, più si potranno dare degli sconti alle persone che vanno a fare degli acquisti ovunque, no? Sia per comprare, che ne so, la benzina per la propria auto o il gasolio, piuttosto che andare a fare delle spese alimentari, piuttosto che andare a fare qualsiasi altro tipo di spesa. E mentre, da quello che ho capito, ognuno di noi ogni giorno fa questo tipo di azione, spende dei soldi e finisce lì, compra quel prodotto, lo ha pagato 100 euro e finisce la sua azione. Se queste 100 euro sono precaricate nell'applicazione ideata dalla società di Nebo, la spesa avrà sì sempre lo stesso importo, 100 euro, ma ci torneranno indietro il 5% se facciamo di sconto se facciamo benzina, il 10% se facciamo spesa alimentare, il 20% se facciamo delle spese diverse, abbigliamento, eccetera. Ho spiegato bene, Nebo? Sì, perfetto. Perfetto, non c'è niente da aggiungere. Allora, vai avanti tu. Io non lo so se mi sentite, non sarebbe male se possibile condividere schermo, che mi mettete per un attimo come co-host di meeting, così riesco a condividere già, direttamente. Già, sei co-host, quindi puoi condividere. Aha, posso già. Ok, buonasera a tutti. Sì, è grande piacere, adesso ascoltavo un po' di tempo tutte queste bellissime idee, è tutto sulla missione che anche noi seguiamo e valori molto simili a quelli che COEM promuove tutti questi anni. Il nostro focus in progetto Advantage era dare risposta a una di più domande, diciamo, per non dire problemi, cosa ci porta futuro e come possiamo aggiungere sicurezza a persone in futuro. Aziende, come avete sentito, esiste da 2010. Azienda o progetto è grande in quanto in grado di risolvere un grande problema. E questo problema, come abbiamo detto, è cosa mi porta il futuro. Problema esiste per ogni famiglia, probabilmente in Italia e in mondo. Anche se sei dipendente, devi sapere che azienda prova sempre abbassare costi, ottimizzare profitto, e in quel caso tu stipendi un costo, così non è chiaro cosa succede domani, sicuro non crescerà, non so quanto, e domanda se ti può permettere un futuro più sicuro. Se sei proprietario di business, il mondo sta cambiando, chiaro, se sei vicino in pensione, anche lì qualche domanda, cosa succede quando vado in pensione, il costo di scuole private, università, se volete mandare figli, nipoti, è sempre più alto. E così sfide sono tante, invece risposte, lotteria è una risposta, però basta vincere, se vinci sì, poi è comodo, metti 5, 10, 20 euro e da 2-3 giorni vinci 50 milioni, però non è facile vincere. Assicurazione sulla vita, sì, metti 10.000 fra 25 anni e 30.000, ma domanda è quanto reale vale 30.000 fra 30 anni. Investimenti, sì, chi fa milioni può anche farli, chi no è un po' più difficile. Investimenti rischiosi che si offrono, non devi sapere nulla, solo metti soldi e poi va, non crediamo molto. Così problema di futuro esiste, e quello che a noi era ancora più difficile è sempre quello che volevamo rispettare, un modo etico per dare queste risposte. E cosa è risposta nostra a questo problema? Usiamo questo semplice modello
se acquistate un chilo di pomodori costano 5 euro. Se noi 100, voi 163 qui su Zoom, non so quanti siete in sala, se noi 2, 3, 4, 5, 100 insieme acquistiamo ognuno un chilo di pomodori, ma tutti insieme 100 kg o 500 kg, non so quello che è, probabilmente nonna lì che vende ci fa un sconto, ok, sicuro ci fa un sconto, non so se ci fa proprio a 3 euro, però un sconto ci fa e rimane questo sconto. Noi questi sconti trasformiamo in una nostra criptomoneta, un token molto magico, spesso diciamo, molto interessante, e così persone senza fare niente strano, andando a più grandi, come avete sentito, negozi, retailer in Italia, ovunque, spendendo stessi soldi che spendono normalmente, ricevono bonus in questa criptomoneta. Questa criptomoneta potete scambiare in qualsiasi momento in ulteriori soldi, per dire così, voucher che poi si spendono a tutti questi posti, oppure li potete mettere a parte. E tutto il concetto nostro in generale, presento solo in 2 minuti questa idea, è magari cominciare a mettere a parte. Se noi abbiamo messo a parte sconti che abbiamo accumulato in ultimi 10-20 anni, probabilmente sono, non so, centinaia di migliaia di euro. Ma io ogni volta quando chiedo a qualcuno, ma voi questi soldi ce l'avete? Loro dicono, boh, non sappiamo dove sono spariti, non li abbiamo, non sappiamo dove hanno finito. Come arrivano goccia dopo goccia, tu li spendi. Ogni giorno prendi 10%, 20%, 30%, eccetera, sconti, ma li spendi in continuazione e non ti rimane un accumulo che ti può permettere davvero migliorare un futuro. Se questi sconti trasformati in questa moneta digitale magica, ok, messa a parte, ripeto, sono disponibili sempre, li potete scambiare sempre, però il nostro concetto quando parliamo con persone, gli diamo consiglio mettere a parte, proiettare un obiettivo, ok, voglio pagare mutuo di casa mia, voglio mandare figli studiare, voglio preparare qualcosa a parte quando vado in pensione fra 3 anni. Sono diverse situazioni che incontriamo ogni giorno e gente decide senza nessun rischio, spende uguale, se camicia costa 100 euro e già finora l'ha pagato 100 euro con contanti oppure con Visa o Mastercard, con nostra applicazione lo stesso ha pagato 100 euro. Però acquistando come un gruppo di acquisto avete diritto a ottenere un sconto. Se vi diamo sconto, voi lo spendete come finora in ultimi 50 anni, 30 anni, 20 anni e non succede niente. Ma se li trasformiamo in questa criptomoneta che si accumula con portafoglio, che il valore di questa moneta per certi meccanismi, che non è adesso presentazione nostra per andare in dettaglio, aumentano, vi do un parametro. 2 anni fa, quando abbiamo iniziato, questo token aveva valore 1 euro, oggi lo potete scambiare a 300 euro. Così quello che erano inizialmente sconti, con un meccanismo di questa, diciamo, moneta digitale oppure economia digitale, ha una tendenza a aumentare questo valore e persone si mettono a parte, sono solo disciplinate, o fare stessa cosa che fanno, abbiamo Esselunga, abbiamo Conad, abbiamo Bennett, abbiamo Famila, Emisfero, Pan Panorama, Despar, non esiste nessun grande retailer che non è, diciamo, affiliato in sistema, che non partecipa con noi. Kuwait, Eni, Tamoila, Amazon, Decathlon, Douglas, Toys, eccetera, eccetera, avete visto tutti questi nomi. Così spendete soldi come finora. Vi arrivano questi cripto, li mettete a parte e diciamo, aggiungete una sicurezza per il vostro futuro. Questo è un concetto nostro, questo advantage. Però quello che potrebbe essere a voi interessante, quello che mettiamo tanta energia con Maurizio, perché valori e rispetto che abbiamo verso quello che state facendo in Coem, è stessa filosofia, missione che noi viviamo, così non era 2 secondi capire che siamo sulla stessa onda. Ok, noi siamo più tecnologia, sviluppo, tanti progetti, sempre piattaforme, siamo squadra di programmatori, di ingegneri, voglio dire, non abbiamo tutte queste conoscenze
che Maurizio sempre ci trasmette visioni, eccetera. Però in questo pezzo concreto che è vostro shopping, abbiamo trovato questa situazione che a voi permette aggiungere sicurezza al futuro. Però c'è un altro elemento. Persone che partecipano con noi possono anche scegliere associazioni. Do un esempio per magari vi diventa più chiaro. Voi potete decidere fare questa donazione a questa bellissima, fenomenale idea di Consi automaticamente. Così io, anziché pagare con Visa, Mastercard e contanti, faccio mia spesa, benzina, Amazon, Zalando, non so dove spendete soldi normalmente, nessuno mai vi dirà, ah, no, vai a Conad, vai a Despar. Noi abbiamo Despar, abbiamo Conad, abbiamo Penny, abbiamo MD, abbiamo tutti. Così tu decidi, tu vai dove vai normalmente, però puoi decidere che una percentuale da questo, che a te non ti costa assolutamente nulla, ok, che fai e fai tua spesa normalmente, che una percentuale da questo è questa donazione che è una spinta iniziale per lanciare con sì, perché questo che ho sentito dal signor 40 era spettacolare, anche noi siamo tanto tempo nel campo di piccole imprese e tutto quello che ho sentito è quello che anche noi 12-13 anni ogni giorno sentiamo nel campo. Aiutare a loro, specialmente con questa trasformazione, chiaro, ancora di più, è una cosa geniale. E così, senza fare niente altro che non avete fatto in ultimi 10 anni, fate spesa dove fate spesa, solo con applicazione, mettete benzina dove mettete benzina, eccetera, potete fare donazione al Consi. Simile idea si applica per altre associazioni. Questa idea per COEM, per membri di COEM, per tutti i CLEM, eccetera, che possono supportare sempre vostra parte Consi, lanciare Consi verso quello che deve realizzare, che è una missione incredibile, perché piccole e medie imprese tutti parlano, tutti promettono, ma davvero nessuno non le aiuta mai. E hanno bisogno, hanno tanto bisogno. Stessa cosa si applica, replica, e noi la vogliamo sviluppare insieme con COEM a associazioni, magari specialmente associazioni sportive o inizialmente associazioni sportive, specialmente magari di calcio, ma in generale a livello locale, a livello di ogni comune, di ogni provincia in Italia. Così magari i genitori che hanno figli che giocano calcio in un club, che ogni weekend è problema chi mette benzina, se si può affittare pullman, o 3 genitori devono venire con macchine e portare figli lì a giocare 20 km a un altro comune, eccetera, che risolviamo, loro non hanno problemi, non pagano bollette, li conosciamo, tante associazioni, e lì crediamo che creiamo una grande sinergia con COEM, che voi, specialmente ovvio responsabili provinciali, responsabili regionali, ma poi tutti voi insieme, che possiamo aiutare a queste associazioni in maniera che i genitori fanno loro spesa come finora, 0,0000% app è gratuita, tutto è gratuito, usano applicazione come lo usano normalmente. Un pezzo di questa spesa, chiaro, se benzina un po' più di meno perché abbiamo meno margini, meno sconti. Chiaro, se compra camicia un po' di più, è normale. Ok, però qualsiasi spesa che fanno tramite app, indipendente se Amazon o Kuwait o Eni o Conad o Despar o Famila o Deco in Sicilia, allora abbiamo tutti. Ok, loro fanno spesa per un pezzettino automaticamente va versato come donazione a queste associazioni sportive. Così il meccanismo che magari inizialmente si applica in COEM per lanciare Consi, che poi, chiaro, dopo, come avete sentito, io ho capito bene, mi è chiaro tutto processo impostato in maniera geniale, si fa una spinta e decolla Consi. Stessa cosa a livello locale, genitori di una, diciamo, di un squadra di calcio, dico, ma potrebbe essere una qualsiasi associazione, ok, avranno questo vantaggio. Così noi volevamo
moltiplicare potenzialità di questo che è nostra piattaforma, ma quello che è vostra visione, che sono i vostri valori, che li allarghiamo in un modo stra super semplice da applicare. Gente prende un'applicazione super facile, anziché pagare con plastica, paga con questa app, più veloce di Visa, di Mastercard. Intanto siamo specializzati in questi sistemi di pagamenti, 10 anni che li facciamo da, in Slovenia facciamo tutto, siamo qui, sì, azienda in Svizzera, però tanto sviluppo in Slovenia, siamo molto vicini qui a Trieste, dove si paga da trasporti pubblici, parcheggi, eccetera, tutto con questi sistemi. Pagando con questa applicazione che è gratuita, non costa nessuno, si può mettere 10 euro, metto 10 euro e vado a Tamoil e metto 10 euro di benzina e provo se funziona. Un pezzettino, dipende adesso di settore, però un pezzettino da questi 10 euro che tu hai speso, in tuo caso vanno a consiglio. Però in caso di una famiglia a Bassano del Grappa, vanno a, perché proprio abbiamo lì un'associazione sportiva, vanno a supportare associazioni sportive. Così quelli che soffrono tanto, che fanno un lavoro incredibile, che ragazzi non cercano droga, ma fanno sport, che è un valore, credo, che interessa tutti. Io ce l'ho 3 figli e mi interessa molto, ok? E non hanno da pagare corrente e hanno difficoltà incredibile. Li possiamo aiutare associando genitori, se parliamo proprio in questo caso, o associati in associazione, dipende che tipo di associazione, magari scuola di danza e non ha da affittare sala, abbiamo diverse situazioni, ok? Li aiutiamo a tutti, così Cohen può, usando nostra tecnologia, andiamo a dire piattaforma tecnica, una soluzione tecnica, può molto veloce realizzare valori, ovvio non solo con noi, voi fate tante altre cose e tutte vanno bene, però diciamo si può applicare idea e missioni, fare mondo molto più bello di quello che troviamo oggi, senza cose strane, senza investimenti, senza cose in qualsiasi genere strane, ok? Facciamo migliorare la vita a milioni di bambini che vanno a giocano calcio oppure non so, vanno a scuola di danza, ok, non solo bambini, ho detto così, potrebbero essere anche altre associazioni. Noi vediamo Cohen come un principale, non posso dire, in economia si dice distributore, no, distributore, un vero partner strategico, perché i valori che ce l'ha sono quelli che cercavamo da sempre. Chiaro, con Maurizio è difficile stare con Maurizio, che non mi ipnotizza. Io 6, 7, 8, 10 volte l'ho visto, sempre ipnotizza con sue idee. Ok? Noi, d'altra parte, siamo numero uno per quello che stiamo facendo, a pezzo tecnico, tecnologico, dico. Abbiamo il nostro blockchain, abbiamo tecnologia pazzesca, abbiamo tutti questi partner, sapete, non è facile portare queste grandi aziende. Io magari condivido solo questo schermo, perché già vi può dare idea, quello è ovvio solo Italia, però ovvio applicazione nostra anche estero funziona. Avere queste aziende insieme, e non sono tutte qui vedo che si ripetono certe, ma diciamo sono molte di più in applicazione, potete vedere, non è facile, però questo ci permette proporre a persone senza rischio, senza nessun sforzo, ok? Migliorare la vita loro figli, oppure in un caso lanciare un'idea che migliora la vita chissà quante famiglie, piccole e medie imprese, e schiena di economia. Non li aiuto, tutti promettono che aiutano, promettono, e avete con sì questa idea geniale, lì serve pronto soccorso, no con sì per salvare medie e piccole imprese, perché cioè, voglio dire, e questo è. Così, in prossimi giorni, in prossime settimane, ma siamo pronti, speriamo in no più di una, massimo 2 settimane, inizio marzo, che promuoviamo tutto questo modello, che potete già voi cominciare a usare, la vostra esperienza, ripeto, tutto gratuito, non facile, con 10 euro potete iniziare,
iniziare a spendere 10 euro, voglio dire, non è che 10 euro vado a Esselunga e pago euro, quello è, o come una carta prepagata per dire così semplice. Invece ogni transazione che fate fa migliorare il mondo davvero. I nostri partecipanti, i nostri diciamo associazioni scelgono dove questi soldi, dove vogliono che noi, diciamo, dove vogliono donare, andiamo a dire così, dove soldi alla fine finiscono da questi soldi, da questi sconti, è una cosa pazzesca. In frattempo, voi a se stessi fate un pezzo di questi token, si accumula a voi e vi permette assicurare il vostro futuro, ripeto, senza nessun impegno particolare. Questo è quello che noi facciamo in Advantage. Grazie Maurizio di tutto il supporto, grazie a tutta la squadra. Io so che tante persone di Coim già conoscono Advantage, non so preciso, non ho, diciamo numero, però centinaia, migliaia magari, non sono sicuro, già hanno la nostra applicazione, conoscono meccanismi, nostra Rossella e Davide De Polo sono attivi anche, vi presentano, credo, spesso. Io ho avuto una opportunità, anche un webinar grande qualche un mese fa, magari due, non mi ricordo, ok, presentarvi più al dettaglio, però sinergia che possiamo creare insieme con Coim, che ha queste visioni e veramente valori, è pazzesco. Noi siamo, ripeto, più tecnici, però credetemi, è molto importante perché aiutiamo che tutte queste grandi idee si applicano. Noi ovvio solo un pezzo, non possiamo partecipare in tutto quello che voi fate, che è molto più grande, però in un pezzo possiamo veloce, subito, in maniera super concreta, da domani mattina migliorare la vita per tante iniziative, tante associazioni, magari qui con sì, ma in generale tanti altri ovunque in Italia. Grazie Maurizio, grazie a tutti. Direi che si comincia a vedere, e stiamo per finire ovviamente, si comincia a vedere quel valore che abbiamo espresso tramite due semplici paroline molti anni fa: tempo e pazienza. Perché col tempo e la pazienza, se si hanno i valori come sottostante a quello che si fa, poi si arriva inevitabilmente a poter collaborare con aziende che hanno investito fior di milioni per arrivare alla tecnologia con cui Blue Vela è arrivata a fare tecnologicamente quello che sta facendo. Io ritengo, come ho già detto a Nebo e lui ha compreso molto bene, che quando saremo al cospetto fra qualche settimana, mese, con quei mecenati che dicevamo prima con l'opera lirica, bene, un progetto così lo vedranno estremamente interessante per investire i loro denari in una iniziativa che è davvero vincente, perché qui chi ha già questa tecnologia, questa applicazione scaricata sul telefonino, sa che può pagare con quella ed è facilissimo, perché con quattro numeri, senza ricordarsi tutte le password di tutti i vari di tutte le varie carte di credito che abbiamo, con solo quattro numeri si riesce a trasferire il denaro, a ottenere lo sconto che va sul nostro portafoglio. Quindi sono convinto che con il tempo quel consì che abbiamo descritto prima possa essere un partner e viceversa di Blue Vela, di questa società con questa applicazione, e che insieme si possa diventare interessanti ed appetibili per quei mecenati che si chiamano mondo arabo, che non vedono l'ora di investire in progetti di economia reale, umanitaria, e quello che abbiamo creato noi. Quindi Nebo ha già espresso la sua diciamo accettazione ad un percorso come questo, e già ha già visitato Dubai, sta già cercando a Dubai un partner bancario che possa essere interessato a quello che la sua società sta promuovendo. Come sempre, quando si fa squadra, no? È la logica dell'insieme che fa il vero gol. Io sono sempre più convinto che, malgrado ostacoli, malgrado fuoco amico, malgrado terremoti, guerre, pandemie, siamo qui,
siamo vincenti perché il bene vince sempre sul male. Quindi grazie. Paolo, volevo aggiungere una cosa. Ci hanno fatto notare le persone a cui abbiamo parlato, visto che Maurizio mi ha dato l'incarico di seguire questa iniziativa, ma mi ricordo che anche a te l'abbiamo detto quando abbiamo fatto l'incontro con Nemo, che non ci sono le piccole realtà con questa applicazione, non si può andare, quindi c'è grandi marchi, grossa distribuzione, però come dico sempre andiamo anche in questi punti, cioè andiamo a far benzina, andiamo alle volte anche al supermercato e non è il rivenditore, il fruttivendolo di turno o quant'altro. Arriveranno anche le piccole realtà, le piccole, come? No, le poste non rientrano, lo sentiremo poi in Evo, però stanno avvicinandosi piccole realtà e ne abbiamo anche un esempio proprio qui a Trieste, perché sappiamo, cioè mi ha riferito Rosanna, che c'è un centro qui molto importante per Trieste, la Fisiomed, che è un centro di medicina, fisioterapia e riabilitazione, la cui titolare Rosanna Forta ha intenzione di entrare nel circuito, quindi si metterà d'accordo appunto con Evo per capire in che settore posizionarsi, ma quindi anche in realtà del territorio stanno cominciando a entrare. Nomino appunto la Fisiomed qui di Trieste, perché siamo a Trieste, la conoscete, ma abbiamo anche un nostro regionale in Lombardia che è uno studio dentistico che appunto sabato scorso a Gallarate ci ha detto anch'io voglio entrare, quindi dovranno confrontarsi con te Nevo per capire in che settore posizionarsi, quindi stanno entrando anche le piccole, sempre di più ci allargheremo, certo non può entrare il fruttivendolo per dire l'agricoltore viola che magari ha 20 clienti, perché logicamente deve dare un vantaggio a chi va lì e quindi magari non è in grado, non ha la forza. Ma se poi ci mettiamo d'accordo tutti ad andare da quel fruttivendolo, magari anche quello che in questo momento è piccolo e acquisisce 200 clienti grazie all'applicazione, se così lo veniamo a conoscere, a quel punto anche il piccolo potrà entrare in questo circuito, vero Nebo? Vero, assolutamente, noi focus e portare, dare, questo mi è piaciuto molto, il discorso di signor 40, prima dottor 40, che sì, aiutare a loro, siamo molto focalizzati, abbiamo lanciato settimana scorsa proprio applicazioni dedicate a piccoli che li portano a livello informatico, che oggi è fondamentale perché viviamo in mondo digitalizzato, che permettono anche a loro partecipare senza sistemi che questi grandi, sapete, Eni, noi abbiamo, non so, Eni, Conad, Panorama, S Lunga, queste aziende hanno sistemi informatici ovvio molto, molto sviluppati. Noi abbiamo preparato a livello così semplice che a parrucchiera può partecipare, una pasticceria giù o bar ad angolo può partecipare. E meglio per loro, li invitiamo tutti a partecipare, non solo allargare offerta, ovvio, per tutti i nostri utenti, è chiaro, ovvio che ci serve anche questo, ma proprio proviamo a spiegare a loro una informazione, diamo un'informazione, spieghiamo un concetto molto importante che loro spesso non capiscono, che capitale più importante che piccole imprese hanno sono uomini che arrivano. Il loro business non è vendere la pizza. Loro credono che vendere pizza, però in 21 secolo fatto che tu hai contatto con cliente è più importante. Se lo fidelizzi, dove il cliente ha sui vantaggi, ovvio, non ha nessun rischio, come abbiamo detto, super facile tutto. Se lo fidelizzi, domani vendi pizzeria, vai in pensione, chiudi magari, non lo so, ti rimane questo capitale. Sapete, Booking non ha alberghi, ha solo uomini. Uber non ha taxi, non ha una macchina per il più grande taxi nel mondo. E così noi aiutiamo a piccoli a trasformarsi, andare verso questa digitalizzazione, usare piattaforme in maniera come se fosse hanno investito loro milioni e milioni per svilupparle. E questo è un grande, ma devo dire che questo ci piace di più. Chiaro, dobbiamo giocare con grandi perché gente vuole avere Eni, vuole avere H&M, OVS,
Zalando, non lo so, noi per forza dobbiamo mettere quelli, perché senza quelli non funziona. Però questo pezzo a livello, diciamo, emozionale a noi è più importante, aiutare quelli che davvero danno posti di lavoro, che davvero portano economia avanti, più creativi, così sono felice che avete questi feedback positivi e che entrano questi... noi spesso diciamo piccoli commercianti, a noi non piace questa parola e usiamo un termine locali, diciamo commercianti, questi nostri non sono loro piccoli, loro sono in battaglia vera, per loro è più difficile, dietro di quelli sono grandi fondi, grandi giri, grandi soldi, è facile gestire, ma se tu apri tua piccola azienda e devi sopravvivere, devi nutrire i tuoi figli e figli dei tuoi 3 dipendenti, è lì è dura. E loro sono eroi, ho sentito questa parola prima da Maurizio, e loro sono veri eroi, ok. Così mi piace che anche c'è questo interesse, sì, lavoriamo insieme, magari anche con Consi, quello che ho sentito potrebbe essere un ramo, un'idea, diciamo, aggiungere nelle proposte che si fanno per piccole e medie imprese. Ecco, grazie, siamo tutti fautori delle iniziative locali, degli imprenditori locali, quindi siamo tutti d'accordo su questo. Volevo approfittare per ringraziare pubblicamente Davide De Pollo, perché veramente ci ha assistito, per tutti noi che abbiamo iniziato e ci siamo avvicinati a questa applicazione, perché qui sul territorio ci sta seguendo, sempre disponibile. E ricordo a tutti... E ricordo a tutti che ci sono persone in ogni regione d'Italia che hanno deciso di occuparsi di dare assistenza a tutti coloro che vogliono, che sono interessati a questa applicazione e vogliono sapere come scaricarla. Quindi rivolgetevi alle persone dei vostri territori. Grazie. Allora, grazie, grazie. Abbiamo due cose direi importantissime. Abbiamo avuto le elezioni politiche non molto tempo fa a livello nazionale. Ci sono anche a livello locale, le abbiamo qui in Friuli Venezia Giulia, in alcuni comuni come per esempio Udine. Quindi grazie al fatto che ci sono degli amici che seguono il progetto Mondo Migliore da tempo, vi dico, se non avete altro da immaginare rispetto al voto che andrete a fare o vi apprestate a fare alle prossime elezioni in Friuli Venezia Giulia, abbiamo qui Sandro Turini, vieni qua un attimo che è importante che ti vedano, insieme nella lista, ci può dire qual è la lista del Friuli Venezia Giulia che vi vede protagonisti? Certo, allora la lista deriva da Vivi Bensipo, che sarebbero territori liberi. Noi siamo, io sono indipendente per il PTU, in questa lista, insomma. Poi c'è Rita e Sandro Duchetta. Ok. Questo qua è per il Comune di Udine. Sì, Comune di Udine, chiedo scusa. Io sono regionale e loro sono per il Comune di Udine. Dopo c'è Vilica anche, per la regione invece. Vilica, e dopo c'è anche Luigi Bugliatti e Daniela Buri. Eccoli là, questa per la regione. Mentre per le comunali, per Udine, e per Giulio da Dordolo, e mi sembra basta. Ah, Rita, sì, scusami, Sandro e Luigi e Claudio Carrovale. Eccoli qua. Allora, io ho un importantissimo appuntamento, ce l'ho già qua sul telefonino, si chiama Juventus, non so se, ma io penso che vi siete già rotti le scatole, 3 ore che siamo qua, insomma, ecco, chiudiamo in bellezza, e per chiudere in bellezza, ringraziando Angelo Porcaro e tutta la sua... Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito in Facebook dagli amici Ferrero in poi,
Ringraziamo la Rossella Casellato perché si dedica a questo progetto. Dico sì, essere gocce di questo progetto Mondo Migliore ha il significato vero della trasparenza, della bellezza dell'acqua e io ritengo che sia anche gli eroi. Per questo sentiatevi in qualche modo presi in giro, anzi questa mia volontà di chiamarvi così è perché si vuole perseguire un progetto così articolato. E non posso che finire ringraziandovi tutti, passando il testimone ai due attori principali di questa vostra regione, e cioè a Rossella e a Gigliola. Io ringrazio voi, veramente spero, perché mi piace dire a noi alla fine dei salotti un abbraccio dal cuore. Bellissimo insieme, un abbraccio, mi unisco a questo abbraccio di Rosanna verso tutti voi, sia in Zoom che qui presenti nella sala. Grazie Maurizio per essere stato qui con noi oggi, ovviamente Rossella, Angelo e tutti voi. Davvero grazie di cuore.